Avanti, e niente, tutto qua. Aspetta che forse mi stanno fermando. Sì. Sì. Ciao, 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 ciao. Oh, oh, minchia, ma lo sportello! Accende! Minchia, l'accendi John Wick, ma che minchia con me, lo sportello, accende! Se non abbiamo documenti! Ma che minchia le devo favorire? Ma mi ha scippato la sportella di potere, che cazzo ha combinato? Le domande le faccio io. Ma che domande deve fare? Capite? Non è lo sportello, deve arrivare. Ma da dove è lo sportello? Là sotto, nello stop è arrivato. Vedremo se è normale. Era appeso. Era appeso, si vede. Ma come era appeso? Che ci resta praticamente una botta, ca. Una fiancata mia. Lei stava girando con lo sportello aperto, lo sa? Eh sì, era per prendere un poco di aria. Comunque, forza, favorito, pollo, parenti e timbretto, forza. Sì. E allora, aspetta un minuto. Pollo, parenti e timbretto. Non arrivano, non arrivano. Le lei mi può fornire i documenti? Non ce l'ho. Ecco. Perché cammina senza documenti? Non sto camminando, sono sopra la lapa. Prego. Del grande tono. Prego. E sembra poco. È a sì. Cassone, È un cassone. È a cassone per ferro vecchio. Ti fa il ferraccio noi. Così passa, quindi questo va. Veicolo è tuo? Signor Tony Pappa. Mio, mio, sì, sono il proprietario. Okay. 18998. Sì, Catania. 90 tutto pesce, sì. Sta scritto. 98. 98. 98. Però qua sta scritto 190. L'hai in mente anche sul documento d'identità? Poi che cosa gli è successo, capite? No, praticamente mi sono fatto una messa in piega. Le piacciono? Eventualmente me li attacco quando non mi vanno davanti. Ecco, io. Così secondo me le stanno meglio. Meglio, meglio. Comunque mi è rimasto un piede incastrato nell'ape, mi sa. Ah, no, devi fare il muscolo F per scendere. Sì. Ecco qua, va bene. Continuate a circolare. Ok. Scusi, ma per la bottiera come funziona? Vabbè, però... La devo anche ringraziare, gente, così non c'ho più... Ma la signorina, lei è occupata? La minchia, convergiamo? No, non sono occupata. Davvero? Sì. Ah, ok, ok. Ci sta provando con un agente? Ci sta provando con un agente. Che ho chiesto solamente se era occupata. Sì, occupata col sottoscritto. È occupata con lei? Sì, ovvio. Sembra un tipo abbastanza geloso. Gaia, bene, noi no. Perfetto, Tony, possiamo andare. Arrivederci. 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 Grazie ancora per la bottiera, gentilissimo. Mi scusi! Ah no, 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 niente, niente, quando ce l'ho la Tono. Fate a modo, Grande Tono, vai Tono! Va bene. Suonali, suonali. Andiamoci a fare un colpo, va. Sì. Se vengono questi qua è perfetto. Minchia, se vengono questi vanno sdraiati, Tono? Minchia. Allora, ci seguono. Non superiamo gli 80 orari, grazie. Non c'è il pericolo, non si preoccupa. Laggato. Si preoccupa, non c'è il pericolo. Ma chi ci sta ascoltando? Sì. Siamo arrivati, grazie. Hi. Grazie. Ok, ok, ci siamo. Vai, vai, vai. È il momento. Io non mi sono cambiato. Tono. È troppo bella, cazzo. Non mi sono cambiato alla fine, porca puttana. C'è qui, vai a diritto. Vado dritto, dritto di là a cambiarmi. Sì. Sempre ma è anche occupato il nostro negozio. No! No, da chi? Ma come in guest, bastardo. Ora si fa casino. Allora. Eccolo. A posto. Bello, Tono, vestito così mi fai eccitare. Eccomi qua. Sì, sono pronto. Oh, bisogna mandar via loro dal negozio. Gran cosa. Andiamo a informare, vediamo che minchia stanno facendo. Non è il modo giusto, signori, sapete che così incombete in una situazione. Ma tu l'hai visto che è la gente? L'ho visto, sì. Silenzio. Silenzio radio, per cortesia. Senti, senti. Stai capendo chi è la gente, vero? Sì, però... so. Ma ragazzi, mi scusi. Gammi! Via, via! Minchia! Che sono incazzati! Sono incazzati, Ross! Dammi un attimo, Oh, un altro negozio ci vuole allora. Vediamo a quale possiamo andare, un altro negozietto. Qua dietro mi pare che ce n'è uno.
No. Aio, madonna, ma che minchia cascata il palo mentre stavamo passando? Allora. Fammi vedere. Eccolo. No, questo è il nostro. Cazzo, dove possiamo andare? Aspetta, perché mi sa... O si fa in grande stile? Alla Flica? No, ma non... No, non mi pare il caso. Mi sembra il caso. No. Qui. 333. 333. Sì. Vado. Minchia, sempre quello è. Non lo so. Hanno rotto i coglioni se sono loro, eh. Sembra loro fosse sono. Sempre loro. Sa di sì. Ragazzi. Aio! Cioè, appena riparata la portiera. Appena cioè, riparata. Non lo so. Allora, vi ho visto che andavate contromano. Ma come contromano? Ma sì. Che sta dicendo? Sì. Ma che minchia sta dicendo? Questi ce con noi. Sì. Donna, senza dubbio. Lo sa che l'alettone sull'ape è illegale così? No, stavo prendendo aria alla ascelle. Sì. Era per asciugare la maglia. Ma lei prima era vestita in una maniera molto più decente. Io? Sì. No, veramente mi sono messo comodo perché stavo andando a casa, capito? Dove abita, per andare lei? A casa ti metti comodo? Io abito sotto a un ponte, là vicino. Oddio, il ponte è questo qua di fronte, ero arrivato quasi a casa. Il ponte dell'autostrada, ok, sì. Perfetto. Scusi, non gli viene qua? Un crampo alle braccia? No. No, si sta asciugando. Si può togliere il cappello, gentilmente? Sì. È una curiosità. Dopo io lo faccio anche... No, il cappello, mica niente. Vabbè. Vabbè, mi sono levato tutto. No, il cappello c'è sempre. Ecco. Ah. Tenente, non pensi che il ragazzo qui abbia un po' le sembianze di un mocio? Cioè, sì. Esattamente sì. Sì. Vabbè. Ce l'hanno con noi, via. Ce l'hanno con noi. Io mi affido alla sua guida esperta dell'app. Assolutamente, non si preoccupi. Non si andare contromano. No, non sia mai. Sì. Se tenente poco gentile, andiamo. Anche torniamo perché a oggi mi sento un po' cattiva. No, tenente poco gentile, per cortesia, non sia mai. Ecco. No. Quindi vi raccomando. Occhio! La sorpresa è sempre dietro l'angolo, Il vostro lavoro è rischioso, quindi guardatevi le spalle. Certo, occhio, non vorrei mai che dei criminali facciano... Sì, a livello di supposte, ci abbiamo il culo protetto. Ah, minchia. Cioè, il tappo di sughero. Adamantio, dottore. Adamantio? Sì. Minchia. Rinfuzzato, impenetrabile. Penetrabile, ho capito. Sì. Ognuno. Vabbè, andiamo, dai. Arrivederci. Avanti. Se vengono questi vanno scassati. Minchia, li distruggiamo se vengono questi qua. Sì. Andiamo, prima che ci raggiungono e rompono ancora i coglioni, cazzo. Io metto già la maschera. Sì, la metto anche io. Minchia, la lapa va. Minchia, va, viaggia la lapa. Il problema è che poi non ha tenuta. Il problema più grosso è... Ma li distruggeremo. Quello mi sta chiamando. Minchia, il direttore mi sta chiamando. Sì, pronto, direttore. Tony, direttore. Senti, ma io ti ho visto sfrecciare prima in seguito da una pattuglia. Ma c'avevi la portiera aperta. Ma che sta succedendo? Niente, praticamente la pattuglia sto bastardo è arrivato. Sto agente, ci si chiama Joe Wick. Minchia, mi ha tagliato lo sportello della lava. Mi ha tagliato, direttore. Ma tu cammini con lo sportello aperto? Veramente mi stavo facendo asciugare un po' l'acquarella del sottopalla. Ce l'ha presente quando si forma quella situazione là? Sì, quell'acquiccio. Allora io metto una gamba di fuori mentre guido con la lapa, che è come se sono sopra il motorino, hai capito? Sì. E niente, va, io comunque sto facendo quella rapina che ti dicevo con Bruce, quindi... Nella speranza che vengano quegli agenti qua, Joe Wick, così c'eravamo una lezione dopo che mi ha spaccato la portiera. Sì, per forza, questo è uno che deve morire. Assolutamente. Oh, stiamo avviando, direttore, ci aggiorniamo. Arrivederci. A posto. Vado, eh? Vai, sono. Dov'è che si fa la rapina qua? Eccolo. Andiamo. Dammi qualche colpo, Tono. Avviata, sì, te le passo subito.
30 a testa ci basta, no? Sì, ho voglia. A posto. Quando mi compro qualche cosa da mangiare, che sono proprio a pezzi. Ok. Ce l'ho io, se vuoi. Allora, aspetta che intanto mi mangio quello che c'ho in tasca. E poi mi mangio queste cose qua. Allora. Uno. No. Fai un annuncio di quello serio. Lo sto facendo. Come li devo comprare e mangiare uno a uno, ragazzi, che palle. Grande, Roberto, come andiamo? Tutto a posto? Grazie del like, Alfredo, Riccardo, Gianluigi, Giuseppe, Angelina, Salvo, Simone, Raffaele, Affar, Enrico, Angelo, grazie a tutti dei like e benvenuti in chat. Come state? Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti. Ok, quindi sono praticamente full. Ora posso anche bere, top di gamma. Via, andiamo. Così, raga, mi fullo tutto e sono a posto. Sì, è entrata da un bel pezzo, Boringo. Allora. Devo levare il cappellino, però, che con sta maschera non ci sta. Live dal lavoro da poco è finita. Grande, grande, Roberto. E allora... Ho fatto bene a scrivere così. Aspetta, non ho letto. Rapello a 3-3. La lava alle targhe grattate. Non abbiamo scrupoli, siamo pericolosi. È un chiaro invito alla gente Joe Wick. E per festeggiare ora mi mangio una castagna che me la sono portata. Me la mangio subito. La vorrei davvero. Che Joe Wick lo spacco, cazzo. Glielo taglio in due a Joe Wick. La gente poco gentile la facciamo diventare gentile stasera. Certo che ci vediamo, Boringo. Io dovrei essere in fiera sicuramente sabato e domenica e forse anche il venerdì, da vedere. Sì, il direttore del cartello, certo, Salvo, regà, oggi per l'evento ci sono situazioni un po' particolari, quindi secondi personaggi e ste cose. Oggi compio 110 anni, no, 34. Ma Alessandro, auguroni se fai il compleanno, grandissimo, bro. Le castagne, top di gamma. Questa è una buona castagna. Ma servamela per dopo. Va bene. Mi brucia il culo quando le mangio, non so perché. Ah, sì, sì. Minchia. Che sono arrivati. Ora ci dedico una canzone. Vai, vai. Collega. Oh, salve maresciallo. Sta facendo la rapina. Un attimo solo. Prego. Collega, un attimo solo. Ma chi sta controllando con questa doccia? Sì. Mi scusi. Ma chi sta guardando con la doccia? Ecco la doccia che guarda la lava, bros. Ha sì. Visto, collega? Ma che hanno visto? Scusate, sì. Che problema c'è nella lava? Nulla. Collega, mettilo in una bustina che poi lo esaminerà. Sì. Aspetta che ti passo la bustina. Che minchia hanno preso? Che ne so? Senti un attimo. Ma scusate, ma che cosa state prelevando del veicolo lì? Stanno facendo cose strane là. Cos'è? Oh? Scusate, ma che... Ma che cazzo fa? Ma che cazzo stanno... Niente, c'era della sostanza lì. Che sostanza? Della sostanza? È una sostanza appiccicosa. E di che genere? Non lo so. Quando lo esamineremo, glielo faremo sapere. Bene. Andiamo avanti. Allora, più che altro lo dovete fare sapere al proprietario che piange quella lapa. Sì. Salve, buonasera. Quella lapa io già l'ho vista girare ed era una persona molto, molto, molto seria. Giusto. Ah, veramente? Eh sì. Sì, sì.
ed è, diciamo, unica, quindi non posso sbagliarmi sul proprietario. E allora probabilmente la sta piangendo ancora quella sì, lama. Sì, sì, sì. Comunque, signori, cosa state facendo qui? No, veramente abbiamo fatto una rapinella. Ma così, è una cosa tranquilla. Sì, che fate? Ne privi? Una cosa vabbè, così quanto, al volo. Quanto... Facciamo così. Sì. Chi è dei due che ha preso i soldi? Io. Questo qua davanti. Ok. Sì. Sei una persona vera, dici la verità? Perché non dovrei dire la verità, scusa. Ok. Quanto hai preso? Avanti. Io ho preso... 154.655. Sono stato onesto però, Molto onesto. Facciamo il 50%? Sì, 50%, il cazzo. No, no, 655 all'ora, 154.000 a noi. Noi avevamo una risorsa, c'è il mio amico qua, e voleva contrattare dedicando una canzone. È vero o no? Alla polizia, sì. Alla polizia. Vabbè, alla polizia. Allora, ascoltiamo. Se mi aggrada, vi lascio 4.655. Se come, dai. Oh, no. Vabbè, la mia arte per così poco... No, non la dai. Non la sua arte. No, allora, io lascio il 50%, sono... io lascio il 50%. E non me ne fotte niente. Sì, sì, non mi interessa. Ok, 50% per... Però vai. Me lo deve fare lei il conto. Perché io non ne so fare conto. Vabbè. Dice che lo sapeva perfetto quanti soldi avevo preso. Vabbè, le do 75.000 e la chiudiamo qua. Però la canzone è dedicata, La canzone gliela dedico mentre scappiamo. Mi deve 77.632.5. 77.000? Quanto? 77.000? 327.5. 327 e sa contenta. Anzi, 328 proprio perché sono una persona ragazzi, generosa, di gran cuore. Ma mica, come si appoggia bene? Ecco. Ecco. Ora ci faccia sentire le sue note canore e noi le daremo una via di fuga. No, guardi, io le mie note canore, le mie doti canore ve le farò sentire durante la fuga, se voi ce la garantite. Già siete stati pagati, quindi cercate di farvi dai coglioni perché qua va a finire male. Ma lei vuole una via? Direi. Ma il signore lì dietro vuole una via insieme a lei? No, io lui faccio andare via lui e io rimango qui a guardarvi. Ok, perfetto. Allora il signore con l'asso di mazze dietro la schiena e il carretto siciliano sul petto può andare. Posso andare? Vado con lui. No, lei no. Ma come no? No, lei no. Che vuol dire no? Scusa. Avete pagato il 50%, il 50% vale solo una sola persona. Vabbè, ma noi siamo una persona insieme. Che voglio dire? Ci completiamo. Vai. Bene, allora la parte di sopra di lui e la parte di sotto di lei possono andare, le altre due parti restano qui. Facciamo che se ci date un altro 20% potete andare entrambi. Un altro 20%? Ma sti poliziotti mi sembrano un po'... Ma dove cazzo vengono? Ma da dove minchia sono arrivate queste qua? Porca troia! Allora facciamo una cosa. Se ci fate vedere un qualcosa di arrapante, vi diamo tutti i soldi. Tutti? Ok, ma arrapante, allora, ma deve essere qualche cosa vaga. Deve spaccare, cioè, dovete spaccare a sangue. Io vi dico un qualcosa di ma veramente arrapante. No, ci dice, ci fa vedere qua davanti. Dimostrazione, perfetto. Allora, dimostrazione, vogliamo i culi rotti. Ok, allora intanto abbassate un attimo i pantaloni, tutti e due. Assolutamente, nessun problema. Forza. Allora, la tua testa va nel suo culo e la sua testa va nel tuo di culo. Ho già sentito questa frase, Tony. Anche io, mi sembra di vivere un déjà vu. Sì, un déjà vu. Vi piace come cosa? No, più di tanto. Più che altro perché poi non ci sarebbe modo di vedere, no, nel frattempo. Perché... Però sì. Si sente tanto. A volte le sensazioni vanno meglio delle cose di sotto. Inghia, sono campane particolari queste qua. Auguri. Tanti auguri, ci sarà la festa di San Martino. E vai, chi si sposa? San Martino, sarà San Martino. San Martino, campanaro. Com'è che era? Chissà che era. Non stavo in anticipo. Senti se ci fa vedere qualcosa. Che ne so. Dici? Anche vedere basta. Dai, avanti, vedere. Solo vedere qualche cosa.
Dai. Vedo, non vedo? Vedo, non vedo, sì. Un colpo veloce. E tutti e due, un colpo, vi spogliate. Un colpo veloce. Quello là con la felpa tutta rossa e il borsone mi sta un po' antipatico. Sì, ho deciso di lasciare andare solo lei e non la inseguirò nemmeno. No, come? No, non ci siamo qua. Che può dire? Non lo so, è una cosa. Sto cuore, vai, sto cuore mi fa e niente, ragazzi, che dobbiamo fare? E niente, noi stiamo aspettando a voi. Stiamo aspettando di fare questa visione. Ma non esiste nulla. Tu con la maschera nera puoi andare. Ma che vuol dire che posso andare? Vestito di rosso rimani qua. No, ci muoviamo a coppia noi. Come voi vi muovete a coppia, noi ci muoviamo a coppia. Ah, quindi voi vi accoppiate? Ci accoppiamo, certo, vai. Ci accoppiamo. Quando capita, allora facciamo così. Vuole vedere? Facciamo così. Forza. Se voi vi accoppiate, ci date l'altro 50%. E così siamo tutti contenti. Come, scusi? Se voi vi accoppiate, ci date il nostro 50% e siamo tutti contenti. Noi ci accoppiamo se... Eccolo là, vai, non c'è problema, qual è il problema? Qual è il problema? Okay. Maresciallo, non sospettava questa situazione, vero? Pensate, ma che sarà chiacchierone. Ma diciamo che mi aspettavo che quello col carretto carriava, non che venisse carriato. Ma tutto a posto. Ma dove sono finiti tutti i criminali veri? Ma io non lo so. Non ho capito, ma qual è il problema? Scusi, no, basta, questi sono pregiudizi. Cioè, quella è che io mi rifiuto proprio di farla sta cosa, me ne vado. Che vuol dire me ne vado? Se n'è andato. E quindi? Ve l'ho detto, datemi l'altro 20% e andate via tutti e due. Ma noi non ti diamo un cazzo, ti abbiamo fatto vedere lo spettacolo. Cioè, voglio dire, va. Noi abbiamo dato un 50%, ega la verità, ega, copava prima, mangia pisci fetoso e io ho pagato prima questa volta. Oh no, c'è un problema. Che problema c'è? Mi si sono strappati tutto. Oh, mi sono strappati. Non li posso più prendere. Va bene, perfetto. Facciamo così. Abbiamo un problema, signori? No, no, facciamo posso. Così, vieni qua. Arriviamo subito. Sì. Allora, ho un'idea. Vai. Appena loro si allontanano, sì. Noi proviamo a uscire e saliamo subito sulla lava. Non lo posso danneggiare, sì. Questa raparella è troppo bella. Cioè, allora, appena no, che danneggia? Non appena non loro si allontanano un poco, gli diciamo che si allontanano, che tipo, oh, sì. Là di fronte c'è un criminale. Vai. Ci andiamo nella lava e scappiamo. Ok. Speriamo. Oh, aspetta. Ma stanno sparando da lava? Beh, è uno strano concetto di pisello. Stanno sparando alla lava. Ricarica. E io ho dato un bel cazzotto in faccia. Ha fatto bene. Minchia, signorina, però non ci posso. Oh, ma ci volevamo finire, ca. Basta. Ma che minchia. Ma chi ce l'avete camelaba? Ma adesso che non aspetta, forse ho perso qualcosa qui sopra. Comunque, potete tornare dentro? No, sì, aspetta. Eccoci qua, siamo dentro. Arrivederci! Via! Oh! Via! Maresciallo, non ci prendi. Pistole nella fendinga. È un maresciallo, però stai rovando. Occhio. Minchia, il problema è che questa lava, raga, non ha aderenza. Questi vanno spaccati, Tono. Se li dobbiamo distruggere. Oh, maresciallo, non ci prendi. Pistole nella fendinga. Ma questo chi sei? Ragazzi! Ma quello che le dà? Ma fosse fermatevi! Sì, mi sto fermando subito! Mi fermo subito! Subito, guarda! Pensavamo a quelli! Aio! Ma non ci posso credere! Vai, scappa! No, via, scappa! Ma io non ci posso credere, Bruce! Ma allora, dopo veramente, maresciallo, non ci prendi! Minchia, ma cosa sei pazzi? Ma che cosa è successo, Bruce? Non lo so! Ma che cosa è successo? Ma come siamo scappati? Ma li abbiamo seminati veramente, ma non ci sto credendo! Minchia, con la capriola! Con la capriola! Abbiamo fatto il colpo della capriola, noi! Minchia! E anche loro l'hanno fatto! Ma non ci posso credere, Bros. Ma non si sono viste mai cose del genere.
Cioè, ti rendi conto che riusciamo a uscircene da qualsiasi situazione? Quello si era messo davanti per bloccarci, bros. Manco un po' cazzo, oh, eccoli, eccoli. Sono loro, dove? Sentivo polizia, sono. Quindi andiamoci a mettere dietro qualche cosa. Che ne so, lasciamola qua. Oppure ci smascheriamo. Smascheriamoci. Dai, smascheriamoci. E andiamo a minchiaghina. Via, via, via. Non ci posso credere comunque di quello che è appena successo, eh. Cioè, è successo qualcosa che ha del paranormale probabilmente, Bruce. Cioè, ma è possibile che appena ci uniamo io e tu succedano di queste cose qua? Cioè, è la storia. Ma la come storia. Cazzo è possibile? Ma me lo spieghi com'è possibile? Cioè, veramente qualcosa di allucinante. E ancora non è iniziato manco il colpo quello vero e proprio. Cioè, tu pensa che cosa può capitare? Il mondo. Le ringrazio del follow. Oh, che finimondo per un capello biondo che stava su Gille. Ora volato, ma come strano il fatto proprio su di me. Già, tranquillo e non dormire. Già, bella canzone che sta. Ah. Via, 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 derapate con la lapa. Ma te la posso dire una cosa, bros? Dimmi. Quindi che cosa abbiamo... Senti così. Oh. Ma? Chi è? C'è polizia a casa? Sono. Sono qui sotto. Ma? Alright! E facciamo la festa, Tono. La vogliamo fare? Dai, dai, facciamo dai, la dai, festa, sottile. Tono. Devi scendere aspetta, con muscolo aspetta. F. Sì. Ci sono le scale là di fronte. Vieni, vieni, vieni. Oh, è qua dietro a palo, sono qua dietro a pilastro. Dov'è? Praticamente appena giriamo l'angolo c'è un pilastro, sono lì dietro, ma da qua non, è, non va bene qua. Cambiamo lato, scendiamo dall'altra parte. Vai, 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 vai. Lo so Paolo, però purtroppo... purtroppo così è. Dobbiamo scendere dalle altre scale. Ok, pare libero per ora. Oh 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 oh. Oh, guarda qui c'è un maresciallo. C'è maresciallo, tutto bene? Sì. Opla. Vieni, vieni, scendi, scendi. Che il primo è andato. Occhio. Occhio. Che laccia? L'agendessa. Non vorrei che è salita. Eccolo, ecco, ecco, ecco. Oh. Oppala! Oppala! Distruggiamo il dispositivo. Sì. Dispositivi. Andata, andata. Eh beh sì, che devo dire Paolo. Ah qua gliele stai, l'hai rotte tu a posto. Sì. Bella Mirko, grazie del like. Jessica, grazie anche a te. Benvenuti in chat ragazzi. I soldi mi sa che li avevo lasciati al direttore. Allora. Com'è che è così? Allora. A posto. I soldi li ho recuperati. I dispositivi ci hai pensato tu? No, aspetta. A posto. Tutto regolare. Possiamo andare. Mi posso lasciare un biglietto? Tony? Sì, dovresti.
Sì. Allora, gli scrivo un bel biglietto, sì. Però lo firmi te. Se lo firmo io, va bene. Allora, caro agente. Ma come minchia è caduto a terra? Questa è la lezione dalla banda della Lapa. Firmato. Mazza tesa. Alla prossima. Minchia mazza tesa. Simpazzo Tony, grazie Mario, grazie mille. A posto. Operativo, ci siamo. E la prima è andata. La prima è andata. Io però mi erano mancati questi tempi, Devo dire la verità. La capriola tono. Madonna mia. Bellissima, cazzo. Bella Kenobi, grazie del like. Vai, guida tu, guida tu. A posto, mi siedo allora, qua nel cassone. Vai. Ti dico una cosa. Dimmi tutto. Per quanto riguarda... al vestiario, ci abbiamo pensato? Esatto, io direi... Allora, per quanto riguarda il vestiario, si pensava di... Sì. Siccome non ci sarà modo di far vestire gli ostaggi tutti quanti uguali... Ok, ok. Si pensava di metterci tutti quanti in mutande. Ah, ok. Dato che le mutande comunque sono tutte quante uguali, a parte per le signorine, comunque, insomma. Tutti quanti in mutande... O quantomeno trovare una tuta da lavoro, ma chiaramente quella deve essere, cioè è un po' scomodo perché poi non si riescono a passare i vestiti. Quindi pensavamo tutti quanti nudi, cioè con le mutande, e le maschere le compriamo ora noi nel pomeriggio, le mettiamo dentro dei borsoni così ci iniziamo a organizzare per questa cosa qua. Perfetto. E le compriamo noi le maschere tutte uguali. Ok, io ho $50,000 dietro, quindi... Buono, buono, ora andiamo a comprare i borsoni, dove li troviamo, Bruce? Borsoni, c'ho qualcosa io a casa, c'ho 7-8 borsoni. In caso li compriamo, se serve, perché dobbiamo portare le maschere, pronto? Il cibo. Aspetta, sì. Dimmi nonno. Perfetto, ottimo. Sto a morire, grazie. Sto andando un attimo a casa a prendere dei borsoni. Te hanno parlato del colpo? Ok. Dopo ti aggiorno. Ok? Ciao. Allora, mi dicevi, Tono? Allora, stavo dicendo che... Aspetta un attimo, sì, scusa. Sì. Vai, vai, pronto? Tranquillo, non ti preoccupare. Pronto? Bella, Michael, buon pomeriggio e grazie del like, caro. Pronto? Salvo, grazie anche a te. Benvenuti in chat, ragazzi. Pronto? Come state? Oh. È pronto. Chi? Chi sei? Non ho il numero. Ah, dimmi, Break. Stanno no, sto facendo un po' la una polizia, roba. Ti chiamo dopo. Stanno ruolando la polizia. Buonasera. Ciao a te, Michael. Come stai? Allora. E allora? Dicevo. No, vai. Tranquillo. Dicevo, dobbiamo mettere nei borsoni tutte le maschere per tutte quanti. È fondamentale. E poi un'altra cosa importantissima. Blake. È Blake. È un'altra cosa importantissima. Dobbiamo riempire anche dei borsoni di cibo e acqua, perché bravo, gli ostaggi non devono avere nessun problema. Sì, quello è importante. Vado a prendere gli zaini. Vabbè, borsoni. Ti aspetto qua. Dai. Buonasera Michael, come stai, fratello? Tutto a posto? Vorrei un'altra castagna. Ragazzi, io amo le castagne, sono troppo buone. Come ai vecchi tempi, esatto, ragazzi, esatto. Castagna time. Castagna time, bom, calda arrosta, regà. Calda arrosta e via. Grande Kenobi. San Martino. Top di gamma. San Martino, uno di noi. Allora, vediamo se Mario c'è. La voglia, Kenobi. Pronto? Oh, carissimo. Come buonasera. Siamo combinati, Mario? Tutto a posto? Minchia, mi sono tutto scritto a posto. Va bene, senti, ma chi sei in giro? Ci possiamo incontrare? Sì, se vuoi sono all'usato, se vuoi vieni a casa mia direttamente. Sto passando all'usato, va bene? Ti aspetto. Avanti, dai, ciao.
Ciao Blake. Oh. Mi senti? Che, stai sentendo male? A posto? Lampe e toni. Che è successo? Ti piacciono i miei capelli? Ah, no, 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 tu non sei reale. Oh, cazzo, no, no. Ti piacciono? Bellissimo. Vieni come qua. Stai, Blake? Tutto a posto? Sì. Oppa, me li leggo che poi mi vanno davanti agli occhi. Grazie, grazie. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Ma dove sei finito? Ma niente, ultimamente sto facendo altre cose. Sto occupando di altri business. Mi sono comprato un locale. Ah. Bruce. Sono, bisogna andarli a comprare. Perché no, non andiamo a comprare. Dove li dobbiamo comprare? Al pawn shop. Non mi dire, vabbè, che hai messo... C'è anche il turbo? No, purtroppo non c'è. Che comunque, spazzare. Bruce. Dimmi. Mi sono comprato un locale. Cioè, me l'hanno regalato più che altro. Cazzo, ma che cazzo c'è? Ma cose strane, Nicola, grazie del like. Che è il collezionista che suona. Che cazzo. Stavo dicendo che ho preso un locale. Sì, me l'avevi detto. L'avevo detto, l'ho fatto vedere. Non me lo ricordo se ti ci ho portato. No, no, ma l'ho già visto io dentro. Sì, l'hai visto? Sì, sì. A 365, sì. È bellissimo. È bellissimo. Ieri sera mi hanno dato le chiavi. E ora stavo, insomma, organizzando le ultime cose. E... Io vengo, sono. Io quando apri vengo, minchia. Minchia, facciamo un bel evento. Ma... facciamo un karaoke. Sì, una, sì, serata, sì, karaoke organizziamo, sì. Sì, per forza. Sì, sì. Io sono bravo a cantare, quindi. Lo so, infatti per quello te lo dicevo. Che minchia, un salettone. Allora, zaini. Zaini. Vabbè, allora, direi. Bolzoni. Ma qua ce l'hai il garage? C'è ancora? Io non c'ho, non c'ho auto qua. Ah, vero che c'è quel fattore, sì. No, io... Allora, Tono, facciamo una cosa. Sì. Va, si va al dissequestro. Sì, sì, sì. Prendiamo una macchina. Va bene, va bene. Andiamo, va. Oggi avete bisogno di qualcuno, Michael. Come? Volete un lettone personale? Vai, vai, se vuoi sale a cassa, non ti preoccupare. Ma non c'è il secondo posto? No, no. No? Vediamo, aspetta. Perché c'è un posto? No, qui dietro non c'è posto, ti devi arrangiare, buttati di sopra. Oh. A posto. Eccolo là. Ci siamo. Jack, sto volando. Meno male è quella la situazione. Lei da che giorno non l'hai più sentita, lei. Lei che non gli ha capito mai. Lei che l'hai detto mai. Senti la tono. Senza, oh. Dani, senza uovo. Sono carichissimo. Ma la puoi colorare? No. No? Cazzo. Non c'è qualche... Vabbè. Cioè, no, qualche... non puoi fare dei colori che vuoi. Lo chef l'ho fatta io, vede così. Fatti... io non so, una... come cazzo si chiama? Un colore... ma disse questo dove minchia è? Aspetta che io stavo andando... destra? A 143, outside. Ok. Allora, te lo guardo io sul telefono, ti do senza uovo e con carne a pezzo, quello è per me l'arancino. Dritto. Fatti una rivera personale, Tono. Sì, la arriverà, già in lavorazione. Ah, poi destra. Dai che cuffia che ti prendo con la lana. Mamma mia. Si stallona, si stallona. Ah, là di fronte l'ho visto, ok. Sì, sì. Tanta roba. Minchia, però consuma tantissimo, cazzo. Ma perché consumano così tanto che devo fare di nuovo praticamente benzina? Ok, eccoci qua. Perfetto. Allora, la piglio io o te, Tono? Io c'ho solo il Ferrari. Io c'ho... io c'ho un po' di roba, raga.
Quindi se c'è una macchina a quattro posti. Sì, la BMW. Che troppo okay. Bella la lava. Questa qua. Boh, decidete voi quale prendo. Prendo anche la tua. Rosa. No, lasciala pure lì, lasciala pure lì. Ah, ok. A posto. Allora, allora, Borsoni. Devo passare da Mario al sì. Concessionario che devo parlargli. Ok. Sempre per quel discorso là. Ok. Quindi magari le vai a prendere tu intanto i sì. Borsoni. Se vuoi ti devo dare i soldi, te li do io. Non ti preoccupare. No, 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 no. Prendo soldi, prendo Borsoni. Nel frattempo piglio anche il cibo, così metto già tutto in mano. Ok, perfetto. Il cibo non si rovina fino a stasera. No, perfetto. No. Borsone, sì, sì, dai, perfetto. Una cosa, i borsoni sei sicuro non hanno più quel problema? No, 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 no. Quelli... Okay. Oh, ci vediamo tra poco, ragazzi. Mi chiami Tetto, ciao. Io non c'ho. Sì, no, ti chiamo io, ti chiamo io. Vai, chiamami te. Bello tono. E Mario mi ha scammato. Eccolo dov'è. Mariano! Siamo combinati, Mario, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Senti, siamo pronti per stasera? Sì, come ci dobbiamo vestire? Allora, per quanto riguarda il vestiario, siccome il fatto è che noi a un certo punto dovremmo mimetizzarci con gli ostaggi. Ok. E quindi sarebbe diventato difficile portare dei vestiti per tutti quanti. Quindi abbiamo deciso, dato che okay. Le mutande vendono solo quelle là in città, queste qua nello specifico. Ovvio, quello col cuore. Bene, ci mettiamo tutti quanti in mutande e noi, già io mi sto occupando insieme a Bruce, stiamo andando a procurare tutto il materiale che serve per stasera. Anzi, se tu ci sei, un gran piacere, sì, certo. Ci vuoi dare una sì. Mano, non c'è problema. Ovvio, posso dare una mano. Stiamo, sì. Allora, stiamo riempiendo dei borsoni. Okay. Due o tre borsoni li riempiamo di maschere. E devono essere tutte quante uguali, ovviamente, le maschere. Ok. Così che saremo tutti in mutande, ma con la stessa maschera. In modo da confondere. Certo, certo, capito? Certo. Non capire quale siano noi i criminali e quale sono i ostaggi. Okay. Bravissimo. E niente, questo qua è il quando. Poi stiamo riempiendo degli altri borsoni di cibo e di acqua, di bevande. Perché okay. Chiaramente agli ostaggi non gli deve succedere nulla. Noi dobbiamo cercare certo. Di non sparare manco mezzo colpo durante tutta questa rapina. Soprattutto gli ostaggi è la nostra sopravvivenza. Se gli ostaggi hanno un problema, noi abbiamo un problema. E se noi abbiamo un problema, abbiamo preso nel culo. Kit, tutte queste cose le abbiamo. Beh, ora stiamo organizzando anche dei borsoni con band e kit. A breve ti posso aiutare ora? Andiamo a prendere il borsone, andiamo a prendere già qualcosa. Allora ti dico, io con Bruce in questo preciso istante, mentre ne stiamo parlando, è andato a comprare dei borsoni. Ora io gli chiamo, gli dico che ne compri un poco di più e viene qua e partiamo tutti assieme. Che va dici? Bene, va bene, va bene. Anzi, se vuoi già prendiamo un veicolo e andiamo a prendere già a comprare qualcosa. Pronto? Bruce, tu dove sei? Oh, bello, stavo andando all'import, sono qui vicino al 200. Ma all'import per il cibo? Sì. Allora, per il cibo e l'acqua pensaci tu. Okay. Io con Mario stiamo andando a comprare le maschere, va bene? Vai, perfetto. Le prendiamo okay. Noi, va bene, avanti. Vai, i borsoni l'ho già presi. I borsoni li hai presi, perfetto. Allora sì. Andiamo con un furgone, carichiamo un furgone con le maschere noi, va bene? Vai, perfetto. Okay. Avanti, dai, ciao, 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 ciao. Ciao. A posto, possiamo andare a prendere le maschere. Prendiamo c'è un furgone, raptor, un pick up. Sì, perché... perfetto, sì. E tu, Danilo, come mai mi hai fatto la domanda di come fa dell'arancino? Dimmi un po', come mai mi hai fatto la domanda? Guida, guida, Tony, guida tu, guida tu. Guido io? Sì, perché io mi annoio a guidare. Qui ci vanno abbastanza cose. Allora. Sarà bellissimo. Vedi che ci divertiamo stasera, Mario. Lo so. Dimmi una cosa, l'hai incontrato per caso l'agente Joe Wick? No. Allora ti dico questa cosa qua. Praticamente l'agente Joe Wick gira. E poi me lo puoi segnare il negozio di maschere nel frattempo. Sì. L'agente Joe Wick gira in battuglia con la sua. Chissà c'è che lì l'ispettore. Boh. Gayush poco gentile. Quindi praticamente sono questa coppia qua. Quando li vedrai rimarrai esterrefatto. Mi immagino.
Già stamattina ho visto due personaggi molto simpaticissimi in polizia, c'era Ecco, da ridere. ecco, ecco. Hanno fatto 5 verbali, tutte da 100 dollari, 1000 dollari, così, per chi vede oscurati, per le gomme non sgonfie, No, niente, sono ascolta, lascia simpatici. perdere. Io prima ero con Bruce con la Lapa. E praticamente parlando con te, stavo guidando. Arrivo, ragazzi, arrivo. Parlando con te, stavo guidando con la portiera aperta, no? C'era un poco di caldo. Io ho lo sportello aperto. Io ho l'abitudine che mi metto col piede di fuori e tengo lo sportello della Lapa aperto, no? Minchia, sta gente mi si è affiancato e mi ha tagliato lo sportello con la volante. Mi senti? Non sento più, non è che ci sono problemi di TeamSpeak. Scusami, ai ai ai, mi senti ora? Oh, ti sento, che è Ma successo? che ma? Che ti sei fatto? Ho un certo dolorino. Meno male che mi è mancata la voce per un attimo, se no le urla mi Infatti. sentivano fino a 304. Per un attimo non ti ho sentito più. Ti ha fermato con Bruce? Avevo lo sportello della Lapa aperto. Aspetta. Solita cosa No, dei no, siciliani, no. no? Ma mai, ai, Aspetta, ai, ai. Bruto, che sto facendo una cosa importante, un attimino. Ma che ti hanno Dicevo. fatto i pali? No, e ce l'ho con i pali, li prendo tutti. Era per Mi provare se sono ci salivo accorto. sopra la Siepe Raptor, capito? Che me lo voglio comprare, lo stavo testando. Aspetta, ti spiego subito. Allora, dicevo. Finalmente il GPS, vedi, finalmente lo vedete, ragazzi. Dicevo, ero con Bruce sulla E Lapa. palla a destra, e palla a destra. Quella a sinistra, bravo. Scusa, Minchia. subito. Minchia, chi si con in aurora? Ah, eccolo. Dicevo, ero con Bruce e con la Lapa. Ricominciamo da capo. E Vai. avevo lo sportello aperto della Lapa. Perché mi stavo prendendo un poco di fresco, onestamente. E a un certo punto mi si affianca questa pattuglia con questi agenti particolari. E mi ha staccato lo sportello proprio, me l'ha tagliato in pieno. Ma? Minchia, io ho detto, agente, che minchia fa? Minchia, mi si affianca, mi rompe, dice no, scenda dal veicolo, patente, libretto, lei di qua, velocità. Come velocità? Con la Lapa. Cioè, ma Signore, un si pulkit fa sposta. con 60. Manco si... Allora, ti devo dire che mi ha dato soddisfazione, perché i 120 li fa. Ti Vero? giuro. Ma che sto combinando? Bella Devi Pepe, scegliere fra grazie del nessuno like, tra sì. benvenuto fratello, tutto a posto? Allora, Mirko. Oh, my bad, homie. Mirko. Sì. Sto prendendo le maschere. Allora. Ora contatto a Sapo. Così fai il garage tu. Come si chiama non lo vuole? Fefe, vediamo, io lo prendo giro poco pure per John. E poi che cosa? Vabbè, prendo le maschere e poi mi dovrebbero consegnare anche il veicolo a me. Quindi tempo prendiamo le maschere e ci vediamo all'usato, dai. Contatti se tu puoi, vai in casa a Come prendere le a barre, prendiamo vai a secondo voi, ragazzi? Grazie del follow, contattare Luca, benvenuto, fra. a Sapo. Andiamo, buon Dimetti pomeriggio in a tecnica, tutti, va. ragazzi. Che dite? Spammettino di emote abbonato per questa live OZ particolare Vabbè, speciale? prendi l'esempio che poi ti rimborso i soldi io. Non saprei che maschere prendere, però ne voglio qualcuna bella. E Quale allora, prendi? quale vogliamo scegliere? Deve essere buffa. Una bella casa, sì. Non c'è, vediamo se c'è quella tipo con le facce tipo dei presidenti. No, no. Minchia, questa qua è bella, quella là tipo da bamboccio, quella là da bambino. La compro, me la provo, guarda. Che numero? Ah, sì, la Mask 13. Non sarebbe male. Quella non è male, è bella inquietante. E poi copre tutta la faccia e anche i capelli, guarda, me la provo. Sì. Bella, eh. Non è male questa qua, tutti quanti Bella. così, non è male. Tutti nudi, cieco. Bella è Ovvio. così, eh. Che te ne pare? Minchia, ci spondiamo tutti così, si Troppo cagano forte! addosso. Troppo forte! Direi Vabbè, che devo l'abbiamo prendere. trovata. Prendiamone un poco, prendiamone un poco. E una trentina le prenderei. Io ne sto, mi sto, Io sono a ne prendo 5, più che 6, riesco a portarne. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prendine 10, io già ne ho presi 20. Eh? Allora io ne ho 3, 6, 9, 12, 15. Ebbene, ne ho un po' di più. 17, 19, 18. E 20 io. Ne abbiamo 38, ne prendo 40 proprio per farla tonda, dai. 8, 13, così ce le abbiamo, a posto. 15, 20. 40 ne abbiamo in totale. Aspetta, facciamo una cosa, non si può sapere mai, tale. Prendiamone qualcuno in più, sai com'è? Mentre che ci sono tanti aspetta, ostaggi. 2, infatti, 3. No, prendiamole in più, 4, tanto chi ci fa 250 all'ora, niente, ci fa diventiamo un miliardario, tanto chi 7, ci interessa. Mi sono riempito 8, le tasche io, 9 e 10. A posto. Fa impressione, giuro. Che veramente fa impressione. Con tutte queste tasche piene, queste cose. Ora tutto il furgone fa impressione per aprire il cofano, praticamente. No, è bello se ci ferma la polizia. Minchia, glielo dobbiamo fare vedere la polizia. E diciamo che abbiamo una festa in maschera. Festa in maschera, il party. Eventualmente, oh, glielo facciamo vedere a Bruce. Voglio vedere la sua faccia appena vede tutto sto cofano pieno pieno. Madonna, ma quante cazzo ce ne sono? Minchia, ma fa veramente impressione. Ariechime, guys. No, ma c'è da morire. A posto. Ma vedi caso. Cioè, ma ti rendi conto? Allora, aspetta, che le metto tutte qua. Uno. Sono 40 le mie, quindi. A posto. Ma e non pensate che è strano da tutto il tempo? È normale. Non lo sento. Non lo vedo. Guarda, mettiti qua. Unbelievable. Non lo vedo. Come sentivo strano te? No, 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 no. Ma tutto pieno, eh. No, lo lascio così. Non ce ne va più, non ci credo. Aspetta, entro per forza. Non ci credo. Fino a che non si vede la mappa, l'altro. Dai, così. La lascio così, ragazzi, che almeno c'è qualche stazza in più. Ci abbiamo riempito un furgone, incredibile. Lascio così. Guida, 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 guida. Aspetta che mi rivesto. Abbiamo riempito tutto, dietro tutto pieno e qua dentro ce ne vanno solo tre maschere. Madonna, ma non ci sto credendo. Lo giuro, c'è un pick up abbiamo riempito, incredibile. È bellissimo però. Oh, buona sta maschera, eh. È l'ideale bella. È che mette solo la faccia tipo verde, quella che ho io da ghost. Direi che questa qua dà, cioè, penso che incute anche un po' di timore, no? Ci vedono tutti quanti così, si cagano addosso. Che sarà bellissimo, sarà un evento bellissimo, dai. Che ci divertiamo. Allora, gli chiamo a Bruce. Ma dimmi una cosa, al momento in cui si entra, capisci a me, chi sì. Entra? Ora spiego tutte cose, ora ti spiego tutto. Okay. Pronto. Bruce, dove sei? Bello, Tono, sono all'import, io ho preso 100 di cibo e 100 di acqua. Va bene, perfetto. Bastano. Sì. Noi abbiamo preso qua con Mario, abbiamo riempito un Raptor pieno di maschere. Okay. In più Mario ne ha ancora in tasca. Abbiamo preso una maschera che appena la vedi proprio. Sì. Penso che ti piacerà particolarmente. No, giuro. Ti giuro. È bellissimo. Quella col naso, lungo. No. È una maschera che copre tutta quanto in volta, anche i capelli per essere proprio. Vedrai. Sì. Va bene, ascolta, io carico la roba in macchina. Dove ci troviamo? Esatto, ci vuole un punto d'incontro. Non lo so, ci vogliamo vedere al concessionario intanto. Che tanto vai, abbiamo solo i furgoni carichi però. Ci vai, vediamo vai, da Mario. Avanti, dai, vai, ciao. Permetti di qua pure, lo posso aprire io. Ah, posso. Anche secondo me era meglio prima, ragazzi. Anche secondo me era meglio più bassa. A me piace vai. Più in basso, però, boh, non lo so. A me non piace che si vedano tipo quelle cose. Però, boh, se vi piace, raga, è importante che vi piace. Io preferisco con la cam più in basso, onestamente. A me piace di più. Questa è la maschera per stasera. Tony, ti presento Mirko. Non so se vi ho presentato. Mirko, sì, ti presento sì. Tony. Ah, sì? Ok. Sì. Ok, perfetto. Mirko, guarda il portabagagli dietro il Raptor, guarda cosa c'è dentro. Muscoletto L. Sta minchia. No, what? Ma ci hai parlato con Sapo per la casa? No, ancora no, adesso sono arrivato qua. Ok.
Allora Mario, vieni qua. Vai. No, 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 sto poi a posto per ora. Ti dico un po', ti spiego come siamo organizzati. Ok. Allora. Non lo so, dimmi tu dove... Aspetta, dovrebbe essere aperto. Vai. E allora Mario, praticamente la situazione è questa qua. Per le 9.30, 10 circa, partirà l'evento fittizio, l'evento dove insomma verranno attirati... Ripremo tutti. Esatto, verranno attirati tutti quanti, tutta la popolazione. E sarà un evento al concessionario nuovo. Ok, che da pochi giorni è stato acquistato da un nuovo gruppo di cittadini. Sì. E ci siamo informati e ci hanno dato disponibilità e abbiamo detto: perché non l'ho organizzato un evento domani? Sì, perfetto. E già questo è la situazione, diciamo, che ci sarà. È il momento in cui tutti si raccoglieranno in quella zona e poi noi agiremo. Abbiamo procurato, il nostro contatto ha procurato 3 furgoni o 4, adesso insomma vedremo quando ne arriveranno. Di quelle con la sponda che si apre di dietro. Ok. In modo che lì dentro ci possono stare anche 10 persone per furgone, tutte in piedi, senza alcun tipo di problema. Le possiamo trasportare e spostare senza problemi e soprattutto senza destare sospetti. Perché non si vede chiaramente nulla da fuori. Certo, buono. E abbiamo studiato un piano d'attacco, d'azione per il concessionario. Magari dopo andiamo a farci un giro così vi farò capire. Eccolo qua, Bruce. Bro! Aspetta. Bruce, qua siamo. Bro, vieni qua, soltanto tu, però. Eccolo. Sì. Blake, stai qui. Fuori. Okay. Allora, tira il cazzo. Ciao, Bruce. Buonasera. Ciao, Bruce. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Oh, ma lo sai, non... per i borsoni. Hai comprato quelle sbagliate. Stessa cosa io ho fatto. Ci cazzo. Sono due tipi. Perché c'è quello giusto e... Sì. Vabbè, le vado a riprendere. Vabbè, ora le sistemiamo. Comunque... Vai. Stavo spiegando un pochino a Mario il piano. Sì. E dicevo che l'evento fake si terrà al civico, mi pare, non mi ricordo cos'è, vabbè, il concessionario nuovo. Comunque l'evento sarà lì dove verranno atterrati tutti quanti e sarà lì dove noi arriveremo e colpiremo con i furgoni, con le sponde che si aprono. Appunto, ora dopo magari andiamo a farci un giro così vi faccio vedere il piano come sarà fatto, perché due furgoni dovranno entrare sul retro del concessionario, dove c'è la saracinesca, da dove hai capito, da dove escono i mezzi. Da là, se si posizionano due furgoni, possono aprire le sponde e le sponde proprio portano direttamente all'ingresso del garage, così che i rapinatori escono dalle sponde e dalla porta principale, entrano all'interno dell'attività, caricano tutti sui camion e partono per la Pacific, che si trova pochi isolati da lì. I furgoni li troveremo al multipiano a civico 592. Ok. Verranno portati lì. Il resto dei mezzi che ci serviranno per la fuga, il camion dove caricare l'oro e appunto i vari furgoni, macchine, auto, insomma quello che ci servirà per la fuga, lo chiederemo durante la rapina e sfrutteremo gli ostaggi per ottenerlo dalla polizia. Ok, quindi ogni ostaggio magari è un compenso, noi chiederemo. Sì, onde evitare di destare sospetti e quindi poi lasciare posteggiate troppe macchine in un punto, magari, e cose varie. Le chiederemo direttamente a loro. Perché sequestrano tutto. Come? Esatto. Le chiederemo direttamente a loro invece e ce le faremo fornire direttamente da loro i mezzi per la fuga. Chiaramente poi ci faremo garantire che i mezzi siano puliti da microchip, spie e cazzate varie. Quello non sarà un problema. Okay. Il piano è questo. Una volta che saremo all'interno della banca, Bruce sarà il capo dei criminali. Io in questo caso mi occuperò dell'organizzazione del COP e della mediazione con la polizia. Ok. Bruce invece gestirà la squadra all'interno. Io chiaramente sarò all'interno con tutti quanti voi. Ma Bruce sarà colui che dirigerà il tutto, perché la trattativa con la polizia sono sicuro che non sarà una cosa semplice e quindi ci vuole qualcuno che gestisce il tutto. È chiaro che Bruce insieme
a voi, insieme a te, insieme a certo, tutti quanti voi. Non è che io sto dicendo che lui allora vale di più, lui guadagna di no, più. No, ma che cioè, ci deve essere, se no se mettiamo un bocca. Capisci che cosa intendo? Se non abbiamo casino, dei ruoli, certo, succede un disastro. No, certo, se no se non si capisce. È chiaro che tu potrai cosa, essere il capo degli ostaggi, e cioè, capito? Insomma, è Bruce che dovrà Bruce, gestire la squadra. Problema. In questo sì, caso, dovrà decidere chi si occuperà degli ostaggi, quindi 2, 3, 4 persone si occuperanno degli ostaggi. E dovrà decidere chi sarà la squadra del recupero, la squadra che dovrà caricare il camion. Ok. La squadra che dovrà... Ah, tra l'altro, il direttore mi ha assicurato che ha lasciato il cavo aperto. Quindi non dovremmo perfetto, avere buono, difficoltà. Non scassinare, ok, perfetto. Ci giochiamo a nostro favore questa carta che ci dà un bel vantaggio. Buono, non è male, non è male. A grosse linee è questo. Chiaramente bisogna considerare qualsiasi tipo di imprevisto durante la rapina, perché siamo... Correrà tutta la polizia, quella è poco ma sicura, essendo che abbiamo tanti ostaggi, perché metti che saranno una trentina, una quarantina, una ventina, cioè avremo tutta la polizia contro. Eh sì, quindi... quello senza dubbio. E infatti... Però loro penseranno più agli ostaggi, sebbene per loro la priorità degli ostaggi più del loro. Assolutamente, infatti quella deve essere la nostra forza. Noi non gli dobbiamo torcere un capello a nessuno degli no, ostaggi. Anzi. Se un ostaggio si fa male, diventa un problema. E infatti andiamo a prendere Bende, come dicevo poco fa, e kit, non si esatto, può sapere mai. Esattamente, sviene, bisogna prendere kit medici e Bende, perché non possiamo sapere se all'interno della... della banca, qualcuno cioè potrebbero ribella, anche qualcuno parte un colpo, può succedere qualsiasi, potrebbero ragazzi, anche puntare da fuori dei cecchini e sparare attraverso le finestre. Noi non lo possiamo sapere quello che può capitare, dobbiamo essere preparati a qualsiasi evenienza. Una domanda, sono sì, per quanto riguarda le armi, il contatto ci procurerà degli SMG a tutti quanti, buono, con relative munizioni, quindi saremo armati fino ai denti, e dovrebbero farmi avere anche dell'esplosivo. Ma scusami, giubbotti e cappelli? È chiaro, quelli lì li dobbiamo comprare noi eventualmente. Io in ogni caso non ho intenzione di sparare, e quindi non prevedo di utilizzare nessun tipo di caschetto. No, no, non è per noi, loro sai bene che la polizia... È vero che avendo le ostaggi loro non possono aprire esatto, il fuoco, esatto, e che mettono a rischio gli ostaggi. No, no, quindi giubbotti non c'è bisogno. Io fino alla fine mi voglio tenere gli ostaggi e garantirci al massimo la via di fuga. La via di fuga, certo. E loro sono la via di fuga nostra, esatto, gli ostaggi. Contrattazione e via di fuga. Esatto. Se contrattazione per avere i veicoli, per avere qualcosa in più. Ma bisogna sempre considerare anche buono, che la cosa vada male. Ovvio. È chiaro che bisogna considerare che si dovrà aprire il fuoco. Bene, in quel caso, qualora si dovesse aprire il fuoco, avremo il vantaggio di essere noi all'interno della banca, e quindi saranno loro a dover entrare. Certo. Hai fatto vedere la maschera, Bruce? Vieni qua. No, aspetta, vieni qua, ce l'ho io addosso. No, no, fagli vedere direttamente il furgone. Ma non ce l'ho più addosso. Infatti, vieni qua. No, da qua, lato. Da qua. Bagagli e vedi che c'è dentro. Guarda il bagagliaio, è bellissimo. Aspetta, anche dentro nel cruscotto ce n'è. No. Aspetta, come ti Bruce, sembrano? Bellissimo. Oh, Bruce. Dimmi. Può venire il nonno da noi? Eh? Come? Può venire il nonno qua da noi? Da qua. Aspetta un attimo, sento i ragazzi, se c'è da fare qualche cosa. Quante porte c'è? Samu è andato via, c'è rimasto pieno. Ora io vorrei andare a fare un sopralluogo nei vari posti. Andiamo. Allora, lo diciamo anche a Bruce. Normalmente il furgone lo puoi parcheggiare qua? Sì, certo. A posto. Non ci sono problemi, non sparisce. No, sparisce. A posto, infatti. Allora io vado a prendere i borsoni quelli buoni, Tono? Vuoi prendere... allora io volevo andare a fare un sopralluogo là nel posto con Mario, vuoi venire? Sì. Sì, venga anch'io. Vieni. Ora li prendiamo insieme i bossoni. Vai, perfetto. Aspetta, ora sta posando il furgone. Ai, ai! No! Ai! Ti ascupa, hai fatto proprio doppia. No, forse con questo lo sta posando, giusto? Lo parcheggiamo? Sì, meglio posalo questo qua, che ci sono le cose caricate.
Vai, prendiamo il Range Rover. Non so, Paolo, Rover, non c'è stato il Brunino, non so come X6. Mai. Comunque okay. Mi sta salendo l'adrenalina a mille. Madonna mia. Grosso, raga, minchia, stiamo parlando a riserva nazionale Legion, cioè, capite, dici bene. Io il primo lingotto me lo metto in culo, tutto intero. Allora facciamo metà per uno, ci mettiamo a 90-90, no, no. Facciamo chi spinge a destra, che capite? Va bene, guarda, eventualmente mi unisco anche io. E dove fare? Ma? Va dal nonno. Oh, andiamo, va. Buonasera, che nonno, bello sto cappello, pare Walker Texas Ranger. Minchia, Walker! Walker Texas Ranger, pare, preciso. Wallace Texas. Wallace Texas. Ma le si va con questa? Vabbè, andiamo anche con questa. Requisita. No. Grazie nonno, non dovevo. Grazie nonno. Nonno, guarda, è San Crispino. E allora? 580? Quindi è bella sta macchina. Dove vuoi andare prima? Vorrei andare alla... al concessionario nuovo. Ok, 580 a destra. l'Audi Vanilla. Sai che però non è malaccio. Oh, bello, vieni. Che sono belle queste macchine. Lamborghini Urus, ma quello là che è troppo cosa è bello. Bella? Cosa è bella di questi veicoli di città? Che hanno più modifiche. Certo, e più... sono tutte perfette, senza Madonna problemi. Mia. È vero, è vero, questo è vero. La personalizzazione bello, top per questi veicoli, giuro. Anche il sound è bello, mi piace. Allora, c'è movimento, minchia, c'è gente. Vabbè, guarda, metti i furgoni qua dietro. Allora, guarda, noi lo vedi da sotto, c'è la saracinesca. Sì. Noi entriamo con i furgoni d'acquario. No, Marcia. Fermati, no, fermati. Lì non si apre, è solo quello che si apre. No, si apre. È provato, già abbiamo fatto una prova. Ah, sì? Ah, sì. Ok. Ora non ci vado perché c'è gente, ho visto. Comunque noi di qua, entriamo a retromarcia con i furgoni di qua. Giusto, a scendere fino a là sotto. Ci vuole uno che fa la manovra bene, veloce veloce, perché devono entrarci due furgoni a fianco e ci stanno a filo là davanti alla saracinesca. Ok. Quindi la manovra deve essere fatta da manuale. Quindi i furgoni entrano. Nel frattempo si è aperta la saracinesca, aprono le sponde e scendono tutti quanti i rapinatori con le maschere e con le armi in mano e puntano tutte quante le persone all'interno. Allo stesso tempo, in contemporanea, ci gestiremo con la radio. Questo qua organizzerò tutto io e vi gestirò i momenti in cui dovrete, insomma, aprire, scendere, fare e dire. Un'altra certo. Auto entra da lì, dalla porta principale. Scusa, un altro camion, volevo dire. Si mette lì a retromarcia dalla porta principale, stessa cosa, apre la sponda lì davanti, scendono tutti i rapinatori e entrano. Così che praticamente sono chiusi lì dentro e non hanno vie di uscita. E ce le portiamo tutti quanti, li carichiamo nei furgoni e saliamo di qua. La cosa comoda è che è tutto dritto, è stato scelto quello lì come posto per fare l'evento. Che è la Pacific, e proprio appena arriviamo qua. Perfetto. Appena arriviamo qua, arrivati qua con i furgoni, noi ci dobbiamo garantire un lato della strada chiuso, quindi dobbiamo bloccare quantomeno una delle due parti della strada. Magari questo lato qua questo, lo chiudiamo questo, del sì. Tutto. Sì, tono, così questo. Che loro possono concentrarsi solo qua davanti. Quindi altri due furgoni ci vogliono anche gente che porta qualche veicolo grosso, tipo autobus, cose per bloccare qui, no? No, i quattro furgoni che avremo per... per fare quel lavoro già basteranno, perché sono okay. Molto grandi quelli là. Ok, perfetto. Sono grossi. E in ogni caso questa parte già sarà chiusa. Dentro c'è gente, Tono? Come? Dentro c'è gente, secondo te? Banga, possiamo vedere. Vabbè, noi andiamo a prelevare, va, andiamo a prelevare. Let's go, guys. Buonasera a te, Paolo. Come andiamo? Tutto a posto? Benvenuto in chat. Allora, vabbè, passiamo di qua. Perciò questo qua è la hall principale, dove penso che raduneremo tutti quanti gli ostaggi. Probabilmente. Diamo un'occhiata per bene, per capire come ci possiamo gestire i vari spazi. Da qua c'è un'altra uscita, quindi dobbiamo capire quante uscite ci sono e controllarle tutte. Intanto ci sono due entrate e due uscite. Perfetto, quindi dobbiamo controllare assolutamente. Aspetta, guardo di là, vediamo. Vai, diamo un'occhiata tutto intorno, anche il tetto. Bruce, dov'è? Gli dico di prendere la radio. Bruce, ce l'hai una radio?
Dietro no. Due entrate, due uscite. Tu ce l'hai una radio, Mario? Sì, una ne ho. Ok, no, vabbè, che almeno comunichiamo un po' con là. Chissà, ci mettiamoci nella frequenza 27.89. Check. Check. A posto. Allora, perfetto. Quindi ci sono solo queste due entrate e queste due uscite, giusto? Sì. Bene. Allora, dobbiamo vedere se c'è modo per salire. Aspetta, su. Devi vedere da qua, da qua, da qua, guarda. Da qua, da qui si passa. Andiamo. Ma da dove state andando? Ah, le scale. Sopra, al primo perfetto, piano. Perfetto, sì, sì. È di qua, Tono. Anche questo non è male per tenere gli ostaggi, forse, sai? Possono essere più controllati, probabilmente, qua. Perché se si buttano di sotto si fanno veramente male. E non gli conviene. Di qua che abbiamo? Stanze. Vari uffici. Bene, ottimo. Qua è dove potremmo piazzare la postazione per comunicare, per trattare. Questa qua sarà l'ufficio del direttore. Sì, quella sarà per... capisci a me. Sarà del direttore, l'ufficio del direttore, sì, sicuramente. Sì. E allora, vediamo qua, il cavo dovrebbe essere aperto. Esatto. Ce l'ha lasciata aperta la porta, visto? Buono. Meno cosa da scassinare. Poi qui... Vabbè, qua poi ci pensiamo più tardi. Poi il perché... PC con l'hacker. Sì. Più tardi lo risolviamo. Di qua si aprono le porte di sicurezza e c'è l'altro cavò. Mm-hmm. Vabbè, ma direi di andare. Forse abbiamo fatto una cazzata di entrare qua con le maschere, cazzo. Senza maschere. Vabbè, infatti. Dai. Infatti. A nulla. Facciamo niente, finta di niente. Alla fine, se non abbiamo fatto nessun reato, non hanno motivo di controllare le cose. Ma manco siamo entrati là, quindi. Poi tanto entreremo mascherati, non c'è problema, posso. Ma? Visto, perché uno deve stare sempre attento. Andiamo, andiamo direttamente, perché c'è movimento. Arriva, arriva il colpaccio. Non ce l'ho l'elicottero, mannaggia la miseria, per andare sul tetto, non sarebbe una cattiva idea. Vabbè, due entrate, fai un giro da dentro un attimo della banca, per favore. Ma ci sono gli ingressi sul tetto? Tira dentro, infatti volevo vedere questo, c'era una scala che portavano su. Consideriamo non il vorrei... fatto che loro... Ecco, guarda qua. Vediamo questo dove porta. Vabbè, sì, Pepe, figurati. Mannaggia, gli diremo al direttore di cancellare le telecamere. Ecco, questa è una bella idea. Forse di qua si sale comunque. Ho pensato che gli chiamo ora al direttore e gli dico di cancellare i filmati delle telecamere. Che siamo entrati. Se no vedo. Che noi abbiamo fatto. Se no vedono che abbiamo fatto il sopralluogo, capito? Pronto! Pronto? Direttore! Dica! Come siamo combinati? Tutto a posto? Tutto bene, a lei? Tutto bene, direttore. Siamo di organizzazione, stiamo prendendo tutto il necessario. E niente, praticamente siamo andati a fare un sopralluogo alla banca. Sì. Via libera, Però ho fatto, insomma, la cazzata di non entrare mascherato, quindi eventualmente poi le puoi cancellare no, i filmati. Ti non è un problema. Va bene. No, non stanno in registrazione. A posto, va bene, perfetto. Ma tu pensi che io mi muovo così, senza far niente? A posto, direttore, ti ringrazio. Sì. La porta del cavolo l'ho trovata aperta comunque, eh? Sì. A posto. Grazie mille, Ciao. Ciao, direttore, ciao. Ai. E allora, di qua non siamo chiuso. Sopra la banca? Sì, siamo sopra la banca, ma è tutto chiuso. È chiuso, vero? Non ce n'è ingressi. Guarda, allora, è bello quel là. Cartello pubblicitario. Grande Giovanni, come stai? Era una cecchinata. Tutto a posto, se Giovanni. Mettiamo qualcuno dei nostri sul tetto, ci Pronto? Rimane secco con tutti questi edifici. Pronto? No, gli edifici sì. Non ci interessa. Andiamo giù, va. Minchia, occhio! Ma che culo! Cioè, li metto. Ma da dove si passava? Che mi sono perso.
Ma voglia che è un grande Pepe. Comunque il direttore mi ha detto che già le telecamere le aveva disattivate prima, perciò non c'è problema. Meno male. Un salutone Marco, ecco. Come stai? Oh no. Ciao, grazie del like. Dimmi tutto. Allora, c'ho una chiamata di una persona che mi ha detto che ieri era presente all'incontro. Chi è? Non lo so, non lo conosco. E allora, digli che ci raggiunge. Dove? Fallo andare... Che ne so, ci vediamo qua, fallo venire qua alla Pacific. Ci vediamo alla Pacific, allora. Tanto telecamera okay. Non ce l'è. Perfetto, ciao. Peppe, mo chiese, grazie del like, okay. E benvenuto. No, parliamoci chiaro, durante l'evento tutte cose non verranno prese in considerazione, no? Capisci? Ovvio. Quindi, chi siamo, non si vedrà mai. No, non c'è problema su quello. Io ho intenzione, una volta che noi entriamo, siamo dentro e abbiamo tutti quanti gli ostaggi inginocchiati messi in un punto, di togliermi la maschera, presentarmi e presentare a me squat. Quello è una cosa importante. Quello è normale, quello è fondamentale. È fondamentale e quindi poi in quel momento io ci tengo che tutti toggano la maschera e si presentano. Un'altra cosa importante che mi ero dimenticato di dire è che voglio che tutti quanti voi abbiate un soprannome di una città italiana. Secondo te io quale posso essere? Palermo. Mi piacciono i uomini. Vengo Palermo. Di Palermo. Perfetto, sì. Pronto? Perfetto. Bella Peppa, Onze Jason, grazie dei like, raga. Raga, si sta organizzando una roba abbastanza importante. Quindi, non so, siccome c'è delle linee sottili... Devi non so dire a loro che vanno a prendere un caffè per il discorso della polizia. Ascoltami, mi dicevano che voi dovreste andare a prendere un attimo un caffè per il discorso della polizia. Bella Jason, grazie alla condivisione. Ok. Allora la facciamo una. Fammi sapere. Ciao. Troppo buono. Ok. Cosa ti volevo dire? Micchio, come mi piacerebbe farlo senza maschera, però no. Ah, si può. Mi piace la maschera. Scusate, mi sto mangiando una castagna. Tranquillo. Buono. Comunque, dicevo. Io poi la maschera all'interno me la tolgo, però ovviamente poi me la rimetto quando esco. Di una città italiana? Sì. Minchia, io Livorno, porca puttana. Livorno. Minchia. Tu Catania, abbiamo Palermo e Livorno. E tu Catania. No, tu il professore. No, io ho professore. No, lui è professore. Ho professore. No, okay. Io Palermo. Palermo. Dobbiamo trovare Berlino. Livorno. Non posso sbagliare. Vabbè, c'è, eventualmente c'è Livorno, non ti preoccupare. C'è Livorno che è sempre interessato. E allora? Che Livorno è bello. Livorno mi piace, eh. Che Livorno è bello. Allora. Allora, Catania l'abbiamo trovato anche. Catania c'è anche. Chi è? Secondo te, guarda. Ovvio. Normale. È Catania. È per forza Catania. Ma dove dobbiamo... Da dove minchia si scende in sto posto? Mario, non mi buttasse, buttana dalla miseria. Eccolo qua. Ma? È un... Che cazzo è questo? Forse sarà quel ragazzo. No, ok, perfetto. Dici? Ora vi faccio un paio di domande, vediamo. Buonasera. Sera. Buonasera. È la vostra maglia? Sì. È la vostra maglia? Sì. Qual è io ho caso il mio parcheggiatore abusivo, 10 euro. Avanti, cerca di radirne a cagare dopo, perché il parcheggiatore abusivo, ma ora vedi. Ho cerchi tutto travaglio. Che ho parcheggiatore abusivo. Ah vai, a fuori, scemo. Così, pazzo. Cerca di allontanarti qua, prima che chiama la polizia, via. Allontanati. Oh, Mario! Ma che cazzo era questo qua, ragazzi? Ma mi sono spisciato dalle risate. Ma che cazzo è questo qua? Ma che cazzo è so? No, ha avuto un problema, mi sa Mario. Ma per caso tu... Sì, chiedo... Che scappi... Ah, no. Lo pareva ieri, chiedo da... No. Dimmi!
Scusa, ma come ti chiami tu? Io ho un sudore. Ah, un sudore, ciao, molto piacere, il sudore, io sono Tony. Molto piacere, un sudore. Molto lieto. E... cosa fa lei qua in città? Veramente mi stava facendo una passeggiata qua. Io onestamente sogno parcheggiatore. Sei parcheggiatore? È parcheggiatore abusivo. Abusivo, sì. C'è il bossello dietro che tiene i soldi, dove era Gucci là con il bossello. Passate, faccio... che ci c'entrano ragione. Adesso chi dirà ferro, gli stesso qua si raffera. Sì, da ferro, sì, preciso. Preciso. Amo immagino. Praticamente, dalla camera mi rissono che c'era sta maniera che c'è da creare ricevere qua a te. Ma te hai preso una botta in bocca che parli così? Tante. Sicuramente ci sarà qualche cosa che non va. A voglia. Sta mangiando una caramella. No, mi ci rido. Ma comunque, signor, ma... che ne fici? Non lo so. Eccolo, hai visto? Eccolo qua. Signor Zuture, arrivederci. La prossima volta io le lascio qualche cosa. Eh? Va bene, arrivederci. Zuture. Davanti, arrivederci. Davanti, sei davanti, veniamo lì davanti allora. Ah, non era lui. Ogni cazzo okay, non era. Lasci fuori. Sarà quella no, parte principale. Scusate, avevo avuto un problema, ma purtroppo no, vai dalla parte tanto... principale. Vado. Purtroppo il mio cervello ogni tanto fa scherzetti. Che può capitare, può capitare. Che c'è e questo allora. Ragazzo che dice... Ah, ma non eravamo sopra la Pacific di là, tra l'altro? No. Come vai no? Destra... eh. Oh, ha detto lui... eccolo qua. Minchia. Minchia. Gene, siamo bene. Buonasera. 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 Come siamo? Come andiamo? Alla grande. Tutto bene. Benissimo, vogliamo organizzare il colpo più, più forte di tutto, di tutta la città. Ma, mi dica un po', lei era presente ieri sera? Assolutamente sì. E cosa si è detto? Si è detto che si farà un colpo di... alla zecca di Stato. Eravamo al teatro. E cosa si è detto che verrà rubato? Oro. Lingotte d'oro, 8.000 tonnellate di lingotte d'oro. Bene, perfetto, signore. Ha superato il test. E allora, innanzitutto, la invito a scegliere il nome di una città italiana che la contraddistingua durante il colpo. Mm. Quindi ci pensi su e vedo un po'. In questo momento lei si trova in macchina con il signor Livorno e il signor Palermo e io alla guida sono un professore come mi ero già presentato ieri sera. Perfetto, va bene, vado nel frattempo intanto vediamo di preparare il colpo e poi vi faccio sapere come mi chiamerò. Il colpo è già pronto. Allora datemi i dettagli. Assolutamente sì, assolutamente sì. Andiamo a parlare in una zona un poco più qua al parcheggio. Sale al parcheggio, sale parcheggio sopra. Sì, il 200 qua sopra. Non ci dovrebbe disturbare nessuno. Ma lì c'è un cristiano che ha stampato. Datemi un attimo. Solo la sagoma è rimasta, ha visto? Questa è la sagoma, qualcuno che hanno fatto fuori, sicuro. Ma non è che per caso avete una benda, uno mi ha investito prima. Minchia, l'ho levato poco fa, non mi dispiace. Purtroppo nemmeno io mi sa che ne ho. Ma dobbiamo andare a prendere per il colpo, dobbiamo andare a prendere tipo almeno 100, che ne so, 50. E ora le compriamo anche queste cose qua. Almeno 15, aspetta, io penso 30 kit. Penso che ci sarà un capitale da investire di ognuno di noi, giusto? Non vi preoccupate, questa è una cosa che... meno spese, per i soldi non è un problema. Queste non sono cose irrisorie, veramente. Potevamo beccare con tutto questo bordello dell'armeria. È vero, effettivamente abbiamo scelto uno dei posti peggiori di tutti. Pensavo che sopra non c'era questo problema. C'è l'almeria che fa un macello. Ma perché? Ma perché è così sta cazzo di sparano cosa? Tutti i giorni, oh, ma sparano, vedi che pure da me, vedi che fa venire le sorrimento. Certo, giustamente a un certo punto diventa pazzo. No, io mi metto fuori poi. Ah, è vero, è troppo fastidioso. Vai là di fronte l'usato qua, dove è il cantiere.
Qua non possiamo che andarci su dei martelletti che rompono i coglioni. Minchia, speriamo no, che no. Qua il cantiere qua dentro. Minchia, bello grande questo cantiere. Questo sì. Minchia, chissà quante persone ci sono dentro i pilastri. Bravo. Questo è stato sequestrato alla mafia. E ci va. Ci sono 100%. Visto che qua non ci vediamo manco dalla strada, così fosse. Oddio mio. Vabbè, tanto la macchina non è nostra. Ovvio. Non c'è problema. Oh, comunque, che roba che bellina la macchina. Oh, bella, bella, non è male. E allora, signor... Ghost. Io mi chiamerò... No, no, senza il suo nome, ora. Come si chiama lei? Io mi potete chiamare Jay. Jay, signor Jay, perfetto. Okay. Signor Jay, meglio conosciuto come... Ancora ci devo pensare, non lo so. Ancora ci deve pensare. Italiana, mi raccomando, italiana. Va bene, allora Roma. Roma, hai visto che l'abbiamo trovato a Roma? Ci ho subito, hai visto? E allora abbiamo... Livorno. No, Livorno è da sotto, no, da sotto. Palermo, Livorno e Roma. Ci siamo. Allora, il colpo sarà organizzato in questo modo. Alle ore 21:30/22 sarà tutti, raga, e benvenuti al concessionario. Posso che è 22, perché 21:30 diciamo mi piace a me sedermi a tavola con la famiglia. No, mangiare. No, 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 non si preoccupa, non si preoccupa, questa è un'altra cosa. Ora, ora lei capirà, capirà. Sì, è una 21:30-22 inizierà l'evento fittizio dove verranno attirati tutti i cittadini. Okay. Siamo. Quindi per quell'ora inizia l'evento al concessionario nuovo dove tutti quanti andranno perché appunto. Scusa, professore, se ti interrompo, secondo me. Secondo me l'ideale è le 22 perché sì, troveremo sì, più sì, cittadini. Ma è per dirti, capito? 9:30 inizia, sì, sì, sì. Poi c'è l'evento. Noi appena siamo pronti. Sì. Noi appena siamo pronti, quindi penso 22:30-23 partiremo dal civico 592 dove c'è un multipiano e il contatto che ci ha procurato, insomma, le armi e i veicoli ci farà trovare lì tre furgoni, 3-4 furgoni di quelli grossi con le sponde che si aprono da dietro, all'interno dei quali si ci può entrare proprio e si ci può anche camminare senza problemi. Non so se mi hai inteso. Okay. Sì. Quale tipo di furgone è. Bene, quelli lì sono ottimi perché una volta presi appunto tutti i criminali, tutti quanti noi saliremo all'interno dei furgoni, soltanto in 1/2 per ogni furgone saranno all'interno lato guida, probabilmente solo uno, tutti gli altri dentro i cassoni, per arrivare al concessionario del nuovo dove si terrà questo evento. È stata studiata la cosa di modo che vengano posizionati due camion davanti alla saracinesca del concessionario e uno davanti all'ingresso principale. In modo che una volta arrivati lì si aprano le sponde, tutti i criminali scendono, entrano all'interno del concessionario e rapiscono tutti i cittadini che si trovano all'interno. Dopodiché, dato che il concessionario nuovo si trova veramente a pochissimi isolati dalla banca Pacifico dove andremo a fare il colpo, saliremo con i furgoni, arrivati in banca, scenderemo e da quel momento in poi il comando della squadra passerà a signor Livorno. Il signor Livorno sarà colui che ha il compito di gestire la squadra dei rapinatori all'interno, quindi di assegnare un ruolo a chi si occuperà degli ostaggi, a chi si occuperà del caricare il camion con loro, a chi si occuperà di fare tutto ciò che ci sarà da fare all'interno della banca. In quanto io dovrò trattare con la polizia e chiaramente non sarà una trattativa semplice, si sta parlando di un colpo di una certa portata e si sta parlando anche del fatto che avremo tra le mani la vita di svariati cittadini per i quali la polizia farebbe veramente qualsiasi cosa per tenerli al sicuro e quindi noi faremo forza ovviamente sugli ostaggi che saranno il nostro lasciapassare. Ok. Una volta arrivati all'interno, per quanto riguarda la fuga,
tutti i mezzi verranno richiesti durante la trattativa alla polizia, di modo che onde evitare di lasciarli posizionati tutti in un posto e quindi destare sospetti e magari che vengano sequestrati, noi con gli ostaggi, come dicevo poc'anzi, che sono la forza più grande che abbiamo per ottenere ciò che ci serve, chiederemo sia il camion dove verranno caricati i lingotti d'oro, sia i mezzi che utilizzeremo per la fuga. Come armamento, il nostro contatto ci ha procurato anche una bella quantità di SMG e di relativi colpi, quindi saremo armati fino ai denti. Ma la cosa più importante è che nessuno, e dico nessuno, degli ostaggi deve farsi del male o gli deve essere fatto del male, perché ripeto ancora una volta, sono loro la nostra chiave per uscire dalla banca e senza di loro non andiamo da nessuna parte. Noi non gli dobbiamo torcere un capello e non dobbiamo sparare mezzo colpo. Se le cose si metteranno male, reagiremo di conseguenza. Ma se tutto andrà secondo il piano, tutto filerà liscio e noi ce ne andremo ricchi sfondati. Ma dico una cosa. Dica. Professore. Quindi praticamente noi caricheremo i furgoni davanti alla porta della Pacific. Esattamente. Il cassone del camion verrà avvicinato, insomma, alla porta d'ingresso. Chiederemo... Scusami se ti interrompo. Sì. Noi avevamo pensato la parte centrale, no? Di chiudere quella via. Mm-hmm. Secondo me a sto punto, se dobbiamo caricare i camion... Chiudiamo l'altra. Chiudiamo l'altra, meglio, è vero. Il secondo ingresso è uscita e l'abbiamo pure più vicina per caricare tutto. Sì, meglio. Perché meglio. Sono tanti lingotti. Ragazzi. Sì, in ogni caso comunque faremo lavorare anche gli ostaggi per caricare i lingotti. Quindi okay. La polizia non saprà mai chi avrà davanti e non saprà mai se potrà... Quindi sicuramente io sto capendo che gli ostaggi avranno lo stesso completo nostro. Assolutamente. Il completo che utilizzeremo lo facciamo vedere immediatamente, guardi. Saremo tutti Perfetto. Quanti in e mutande. E la maschera già sono pronte. Tutti in mutande e scalzi. E le maschere dovrei averle appresso, mi faccio controllare. Io non l'ho posata. E io anche l'ho posata, non ce l'ho appresso. Comunque le abbiamo già acquistate in svariate quantità, sia per noi rapinatori che per tutti gli ostaggi. Sono delle maschere abbastanza avvincenti, direi. Scusami, professor, ma quanto siamo in... Un saluto a Giovanna, rapinatori? Michael, perché, un salutone a Giovanna, un bacio, ragazzi. Che dobbiamo prendere altre 20 maschere. Come, scusami? Quanto rapinatori siamo? Non ti so dire il numero esatto. Ma saremo più di 40, no? No. 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 I rapinatori saremo tutti quelli con gli occhietti aperti. Sì. Vabbè, ne abbiamo 40 maschere. Tu fai conto, 30 ci possono essere ostaggi. Abbiamo 40 o 50 maschere. Quanto ne abbiamo prese? Abbiamo preso una quarantina, ma al limite un'altra ventina le prendiamo per essere sicuri. Pure se abbiamo in più non fa nulla. Niente. Scusate. E mi stai facendo venire fame, però. Dicevo. Detto ciò, signor... Livorno, ti presento il signor Roma. Piacere. Piacere. Ciao, Simone. Perfetto. Un'altra cosa ti volevo chiedere. Prego, prego. Nel momento in cui noi portiamo a termine questo colpo, e abbiamo i lingotti. Sì. Questi lingotti che se ne fanno? Verranno distribuiti in parti uguali tra tutti quanti i rapinatori, senza distinzione di grado, livello, verranno distribuiti in parti esattamente uguali tra tutti i rapinatori coinvolti. Per commutarli in soldi? Beh, vedremo di parlare con i nostri contatti, vediamo se... chissà se anche il direttore stesso riuscirà ad aiutarci. Vedremo, Perfetto. Troveremo il modo, magari troveremo il modo di dividerli direttamente monetizzati, cioè, insomma, non sarà quello il problema.
Per il momento okay, preoccupiamoci di portarceli a casa. Poi per dividere. E nel momento in cui noi saliamo sopra il furgone, la via di fuga quale sarebbe? In che senso? C'è un percorso da il percorso che vogliamo seguire, terreno, che vogliamo seguire per la via di fuga è andare verso nord, quindi passare da, quindi partiremo dalla banca dalla Pacific, però non andremo verso l'autostrada, anzi andremo dall'altra parte, verso la parte costiera. Ok, verso okay, dove c'è la parte Zancuda. Bravo, e dobbiamo passare noi sotto a ponte di Forte Zancudo. Scusatemi, sia in caso di successo che insuccesso, giusto? Certo. Esattamente. Ok, a posto. Dobbiamo passare da lì. Quella deve essere la zona da dove noi dovremo scappare. E nulla. E cercheremo di seminare la polizia, cercheremo di garantirci comunque la via di fuga tranquilla, portandoci dietro degli ostaggi. E così che loro non potranno mai comunque aprirci il fuoco contro. Ostaggi io ti direi di qualche calibro, tipo ente governativo. Assolutamente, assolutamente. Speriamo che speriamo comunque che sia, saranno presenti. È un carico, sì, un ostaggio importante, ci sta a portarlo ogni appresso. Ogni vita umana davanti a un'arma è uguale, a prescindere. Quindi, di chi sia. Dico, ce li portiamo appresso pure quando questo scappiamo. Uno, due, sì, sicuramente ce li porteremo. Chiaramente, signori, bisognerà vedere l'evolversi della situazione all'interno della banca e la trattativa. Il piano è programmato, il piano è progettato, è tutto progettato nel minimo dettaglio, ma l'imprevisto ci può essere sempre, e all'imprevisto, signori, bisogna per forza improvvisare. Essere anche freddi, basta, beh, già abbiamo due comandanti, perché è buono uno che contratta, perché se non ci sono due che portano la barca, qua andiamo tutti in acqua. Esatto. Due devono parlare, tutti gli altri dobbiamo stare freddi, pronti a tutto, soprattutto. E di tutte le persone che c'erano ieri all'incontro, siamo solo noi che stiamo partecipando a questo colpo. Per il momento sì, a breve arriveranno tutti. Via mail tutti, criptata, no? Contatti? Sì, sono stati contattati via mail criptata, e arriveranno tutti causa impegni fuori città, ma comunque per l'ora X saremo tutti quanti qui. Ok. Chiaramente verrà fatto poi un riepilogo del colpo con tutti quanti presenti. E nulla, per il momento siamo in fase di organizzazione. E abbiamo quasi tutto ciò che ci serve. Dobbiamo comprare le ultimissime cose proprio. Sì, sono i borsoni. Kit, borsoni, bende e medikit. Tutto qua. Ok. I borsoni chiaramente per metterci i lingotti dentro. Per mettere sia lingotti che le maschere da portare a tutti quanti gli ostaggi. Il cibo, il che cibo, chiaramente non dovrà mancare a nessuno, rapitori e ostaggi. Mm. E qualsiasi cosa, armi, munizioni. Cariche esplosive, avevi detto poco fa? Cariche esplosive. Allora, appunto sicuramente... per questo, di questo ti volevo sì, chiedere. Quindi il cavo dove ci sono i lingotti faranno saltare il cavo con le cariche esplosive. Il cavo, diciamo che ci siamo garantiti. Un nostro amico. Un'apertura facilitata. Ah, esatto. Ha lasciato un'apertura. Ha dimenticato la porta aperta. Vabbè, diciamo che se l'è dimenticato. Quando ha chiuso la banca. Quindi, le telecamere già sono distrutte. Le telecamere sì, sono tutte disattivate. Quindi in questo momento coloro che le controllano stanno vedendo un video che va in loop da 12 ore ormai. Io voglio farmi una premessa prima che sì, cominciamo. Sì. Siccome in questa città ho notato che ci sono molti eroi, io consiglio a tutti vivamente. E quando diciamo si disattivano i dispositivi e si smontano le armi dei... No, verranno rimossi i dispositivi. Perfetto. Sì, stavo dicendo di renderle inutilizzabili, però se la volete togliere proprio, togliamola. Si lava tutto. Sì, si mettono nei borsoni, poi sì, si lasciano lì e se li raccolgono poi... Ogni volta che viene fatto uscire un ostaggio gli viene riconsegnato il cellulare e i suoi effetti personali. Perfetto, tutto chiaro. Dico, vogliamo pensare a un piano B se dovesse andare male? Qualora dovesse andare male e quindi non dovessimo avere la possibilità di
garantirci appunto una via di fuga, e di conseguenza dovessimo essere costretti ad aprire il fuoco, la migliore delle ipotesi è sempre quella di far leva sugli ostaggi, perché chiaramente... Però mettiamo... Io parlo proprio quando già siamo sopra il furgone. Pure, ok, dici proprio ostaggi. In fuga, sì. Un diversivo. Il diversivo, il piano B, il piano B ce l'abbiamo. Il piano B ce l'abbiamo. Okay. Durante l'inseguimento, qualora le cose dovessero mettersi male, credo che ci dovremmo vedere costretti a sacrificare qualcosa, e penso che nessuno di noi voglia sacrificare la propria vita. Piuttosto sacrificheremo il carico. E quindi l'idea era quella di sganciare il rimorchio in corsa del camion sull'autostrada per travolgere tutte le volanti di polizia e assicurarci una via di fuga. Come? Posso dirti una cosa? Certo. Perché non ci organizziamo con una persona esterna che prende un tir alla posizione all'uscita della galleria? Potremmo fare anche una cosa del genere. Tappa la cosa, li lascia tutti là dentro. Non appena passa il camion, che sarà, o il camion, insomma, tutto il convoglio, tappa la galleria. Questo si può fare anche. Sì, mi piace questa idea. Mi piace, sì. Sì, assolutamente. Un camionista, un colpo di sonno può venire, no? Esatto. Visto i lunghi tratti che fanno. Mi piace questa idea, perfetto, sì. E dopodiché il punto finale d'estrazione di consegna, io penso che possa essere tranquillamente al 3026. Lì sotto c'è un porticciolo. Perfetto, ho presente. Quindi in quella zona lì potremmo vederci, insomma, per salutarci e andarci nei ricchi sfondati. Ok. Va bene, per quanto riguarda, diciamo, la mia famiglia, saremo presenti dalle 5 alle 7 persone. Bene, ieri è stato detto che avrebbe partecipato tutta l'intera famiglia. In questo caso la situazione è un po' modificata, quindi stanno partecipando. Vabbè, per questo discorso qua passa a prendere un caffè. Sì, infatti. Passa a prendere un caffè, sì. Meglio. Prendi un caffè e chiedi del piano, che ti daranno tutte le informazioni dettagliate che sono state passate per mail criptata. E ti spiegheranno anche questa situazione del numero di uomini, va bene? Va bene, perfetto. Sì, informati lì che è meglio. Benissimo, signore, se non c'è altro... No, per il momento siamo a posto. Verrete ricontattati tutti quanti nel momento in cui, insomma, dovremo radunarci. Perfetto. Va bene. Va bene, andiamo, la accompagniamo, signore. Ok. E allora, dove la possiamo lasciare, signor Jay, giusto? Sì, però... a me lasciatemi alla centrale. Ok. Grazie Stefano, grazie del like. Giovanni, Riccardo, grazie anche a voi, ragazzi, benvenuti. Grazie mille, signore. Madonna mia! Arrivederci! Arrivederci! Si è macinato! Si è macinato, poverino! Un po' too much, vai! Cosa fai? Tipo, si porta via lingotti, boom, dal niente, collezionista! Minchia! Parte la canzone! Ma, dove andiamo, allora? I borsoni dobbiamo comprare. Borsoni. E le bende e i medikit. Fermati un attimo alla banca, che prendo dei soldi. Vabbè, mi fermo qua sotto a sinistra. Vai. Che stavo dicendo? Me lo sono dimenticato. Qualche cosa di Madonna. Qualsiasi macchina prende da qua. Vai all'usata, preleviamo... Vabbè, qua c'è la banca, ok. Vai.
Ah, posso. Sei fermo? Sì, vi chiedo se per... Ora io ora faccio quella cosa, io lo dico. Oh, ma prendi 30 cappatori, 30 i e 30 toni, dai. Ok. Minchia, bene, vedo. Prendo 50, dai. Bravo, 50. Ne prendo anch'io 50? Ok, sono 150, più qualcosina addosso. 53.000, dai, a voi. Già, maschera hai preso, dobbiamo prendere bende, tipo una centinaia, secondo me. Bende, una cinquantina di kit. Zaini, no, kit, sì. Sì, forse una ventina. Uno a testa lo dobbiamo avere tutti. Allora, non lo so, una ventina. Prendiamo 30, dai. Sì. Tanto, aspetta, 30, comunque... sono 5.000. 150, già facciamo, aspetta, prendo qualcosina in più, aspetta. Comunque, Bruce... Dimmi. Lo sai che ho conosciuto una signorina? Davvero? Come si chiama? Ti devo dire la verità, c'ha il nickname, non lo so come si chiama. Nickname cosa vuol dire? Vai, ho preso 150. Il nickname perché l'ho conosciuta online. No! Sì. E com'è il nickname? Il nickname Cricca. Micchia. Cricca. Ma online cosa vuol dire? Descrivimelo. Praticamente mi sono scaricato nel telefonino l'applicazione di Tinder. Micchia, cioè, porno? Ma dove minchia sono andato che dovevo andare a prendere sto posto? Ma è porno? No, non è porno. È praticamente un'applicazione che tu ci puoi scrivere. E ci sono tutte le signorine che cercano un fidanzato, capito? Bella roba! E allora tu vai là e te le puoi guardare tutte quante. Ci sono allora, bionde, ci sono rosse. Scarico anch'io. Io te la consiglio, è bella, veramente. Perché ho conosciuto sta signorina che è dell'Italia. Aspetta un minuto che non trovo dove cazzo è il pronto soccorso, che mi sono confuso. Dove cazzo è il pronto soccorso, scusate. Guarda. Come no, va al centro quello nuovo. E dove minchia è? Dietro, occhi a posto. Vai. Non lo sapevo. Comunque, dicevo, praticamente, appunto, se ho conosciuto questa signorina, dice che è dell'Italia. E ci sto già, un paio di giorni che ci sto parlando. Porco giù, questi cazzo di punti sono clamorosi. Meno male che stiamo andando all'ospedale, comunque, meno male. Infatti. Dicevo quindi che praticamente chissà che sta signorina mi sta mandando, mi manda sempre messaggi vocali, cose, la vuoi sentire? Fammi sentire. Ora te lo faccio sentire, aspetta, appena ci fermiamo che prendo il telefonino te lo faccio sentire. Cosa fai? Tipo la conosci? Come si chiama? E di là ci incontriamo, vai lì, è il collezionista. Ma immagini il collezionista poi, e c'è sto fottuto. Ma mai c'ho il collezionista nel cervello, dove vado vado. Ma... destra. Qua di fronte. Destra, qua. Questo è l'ospedale e non c'è il coso per entrare con la macchina. Fermati. Madonna. Mettilavi davanti la macchina. Ma scusa, ma figlio, ma bello questo ospedale. Ma c'è un dottore? Il dottore c'è? Sì. Fammi sentire il vocale, tono. Ma davvero ti ha mandato un vocale? Io veramente, lo vuoi sentire? Fammi sentire. Aspetta. Te appena la vedi mettiglielo in mano, eh? Quello lo sai. Subito. Guarda, ascolta, aspetta. Vai. Ciao Tony, che stai facendo? Ma soprattutto ho visto le tue nuove foto su Instagram, ma sono pazzesche, ma poi quei capelli biondi sei bellissimo. L'hai sentita? 2005 dammi l'applicazione. L'ho detto, la metà tutto. Io ho comprato, è passata. Mi costa la metà. Ha visto chi mi manda. E te cosa l'hai risposta? Io ho detto. Cioè, se no, signorina, la ringrazio per questi complimenti. Anche lei è incantevole. E ha una voce molto sexy, ci ho detto. Dice che ho sbagliato. No, hai fatto bene. Ascolta, Picia, cioè, gli mando un messaggio vocale io. Tieni pigiato. Aspetta. Ah no, è meglio di no, tanto se no rovino. Arrivo subito. Se vuoi... le bende ne ho prese 60. Perfetto. L'ho pagata a prezzo pieno. E poi mi ha detto quello che costavano la metà, mannaggia me. Arrivo subito. Come a prezzo pieno? Perché l'ho presa a se service. Dottore! No, li sta prendendo. Aspetta che arrivo subito. E allora? Micchia, sono... Hai capito la situazione? Ma ti pare interessata? Ciao, magari. Buonasera.
Buonasera, buonasera. Come sta? Tutto bene, voi? Alla grande. Ci capisco bene, ci ha fatto pagare le bende 3 volte di più. Minchia. Ma non io, il suo amico. Ce l'ha grossa, là. Dottore? Ah, diciamo di sì. Il dottore ce l'ha quando sta la tiena di Coca-Cola, praticamente. Medio? Sì, sì. Ma di solito, quando sta Coca-Cola ce l'hai, direttore, preciso. Con i guanti mi fa... un bel faccio impressione, aspetta. No, ritorno, no, mi ritorno, fa un bel effetto. Minchia, bene, no, ci stanno. Vediamo se li rimetta. E che sono belli i guanti. Madonna. Belli sono. C'è anche un bel sedere, il dottore. Vediamo se levi questo bossone, dottore. Faccio vedere, dottore. Vediamo come è combinato. Bossone. Ah, vuole vedere... Bossone, dottore. Sì, levi il borsone. Se vuole levare anche il pantalone, facciamo una visita direttamente. Ma vuole fatta una colonoscopia. C'è anche un bel pacco davanti. E la facciamo una colonoscopia. No, dai, meglio di no. C'è la sonda quella speciale qua. Niente, è timido, ho capito, dai. No, assolutamente. È che non riesco a toglierlo, stavo provando ma non riesco. Forse si è incastrato con la camicia. Esatto, si è incastrato nella camicia. Sicuro. Ma ce lo fa un regalino? Sì, domenico, arriverà. Aiutiamo sempre le persone che si sentano male, che troviamo nella strada. È vero o no, Tomo? Mi piace, ma l'odio. Quindi, certo che è vero. Quindi contribuiamo sempre, paghiamo sempre di tasca nostra, che ne so, se ci può regalare, che ne so. 10 medikit. Allora, i medikit non li posso regalare perché non sono miei, ma sono di proprietà dell'ospedale. Appunto! Quello che posso dirvi è fate il bando e venite a lavorare in ospedale, mi date una mano. Facciamo, ma che minchia le sembriamo, dottore? Perché no? Sì, lei ce l'ha la faccia un po' da dottore. Lo sai che una volta io ho fatto un intervento chirurgico? Vabbè, ma mica deve subito operare. E come no? Se io non ho che minchia venga a fare allora, scusi. Ah, lei vuole subito aprire i corpi. Sono io chirurgo. Vabbè, qua al piano interrato abbiamo la sala per i cadaveri, può esercitarsi l'obitorio. Vediamo, me lo fa vedere. Addirittura, vuole venire a vedere l'obitorio. Sì. E poi ci fa venire la ginecologia, sicché se manca un posto vengo io. Ho capito. Va bene, allora l'assumerò come ginecologo, basta che viene poi. Ma minchia, vengo in tutti i sensi. No, guardi che qui, allora, bisogna visitare le donne incinte e lasciarle come sono. No, e le donne non incinte devono rimanere non incinte. Assolutamente. Allora, eccomi, scusatemi. Niente. Allora, vi dicevo che io ho 60 bende, ci bastano? Minchia, va bene. Sì. La faccia, c'ha più bende lei che l'ospedale. Sta simpatico questo dottore. È un dottore che questo voglio il numero, per forza. Tu hai il numero di tutta la città, ma scusa. No, ho formattato il telefono, non ho più numeri di nessuno. Giura? Dottore, ma lei per caso è interessato ad avere rapporti... Extraconiugali. Dipende. Me. Io faccio di gruppo, di gruppo. No, facciamo una gang bang. Di gruppo. Preferisco di no, preferisco. No. Metodo tradizionale. Sega copiati? Sega con le mele del culo? No. Allora, mi fa una cortesia, mi dà altri 10 kit medici, per favore. Certo. Ma il numero, dottore? 90934. Allora, le faccio la fattura. Facci pure. È arrivata la chiamata. Ok. Mi piace il dottore, sono una brava persona, pare. Sì, molto. Pure un bell'uomo, bei occhi. Minchia, le cose giuste, sta apparendo Gabriel Gacco. Prima che si faceva la plastica facciale, guarda, pare una maschera di carnevale. Grazie. Perfetto, adesso le mando i 10 kit. L'ho pagato tutta a 1000 le bende, mannaggia. A chiappa. Simili a Dario, ma io oggi sull'applicativo della città ho fatto fare tutte le modifiche. Purtroppo voi non mi avete calcolato. No, la colpa è mia. Ero l'ultima castagna. Comunque, da ora in poi, se ha conosciuto noi, lei è una botte di ferro. Oh, sono felice di ciò. Certo. No, siete veramente simpatici. Anche lei, lei simpatico come un dito nel culo, preciso. Con la sabbia. Sì. Belle quelle scarpe. Che facciamo? Le rubiamo? Pure il borsone leviamoci. A me mi interesserebbe quello magari che viene il borsone. Eventualmente il suo collo, come si chiama che il suo caca c'è nel collo? Vedremo se lei è veramente il dottore. Come si chiama? Stetoscopio. Minchia, ma lei è proprio un dottore con la minchia grossa da qua fino a là sotto, dottore, guarda.
Cioè, ci deve avere due coglioni quando praticamente... Quando ha sto palazzo qua davanti. Ma avete preso tutto o dobbiamo prendere altre cose? Veramente non abbiamo preso un cazzo noi. No, io come ho preso... No? A me mi ha dato 9 bende. A me 3. Aspetta, non voglio fare ingiustizia. Detto, questo è per non aver, come si dice... Scusami, il kit all'anno non 10, di più ce ne servono, 20 tipo. 20, 25. Allora, altri 15 per favore. Li pago io però. Va bene, fatturiamo. Lei, dottore, sa cantare? Un pochettino, non tantissimo. No, ci cante qualche cosa, ci cante qualche cosa, subito, ora, subito. Vedi un mare quanto è bello. Minchia. Ospira tanto sentimento. Come quando tu mi pensi. Vai, dottore, fammi sognare che mi stai mangiando pure una castagna in do frattempo. E tu appena con queste castagne, mi stai facendo venire fame. Non mi chiamo, per l'ora. Mangiamo le altre. A me, questo qua col cappuccio. Ok, va bene. Poi, una notte di settembre mi svegliai. Mamma mia, che è? Col mio grande dottore. Mi che non si poteva levare il borsone. Chissà dov'era il suo guanto. Dov'era? E quel bambino che? Giocava in un cortile. Io, quel dottore che sorrido. Quel dottore che non sono altro. Io so di in tasca, non lo può dire che non ne ha, dottore. Che praticamente come ora le secchiette ce le ha piene. Sì. Minchia, porca puttana, $25,000. Visto. Il dottore ha poppato. Sono entrato a 150, sto uscendo con 60. A posto, dottore, ci sono arrivati. Soldi. Ok, sì. Perfetto. Beh, mi raccomando, non fatevi troppo male con tutto questo materiale. No, noi è per precauzione. Prevenire è meglio che curare. Sono per la gara di rally di domani. Lei lo sa, sì, che c'è la gara, c'è di la gara di rally. Allora ci prepariamo, prendiamo le bende per tutte. Che facciamo la gara. Cioè, in sicurezza, lei c'è alla gara, lei c'è, dottore. Io sono Marius Dell'Usato, sono uno che organizza anche la gara. Oh, perfetto. È vero, Andrea. Dell'Usato, magari verrò a comprare più di una macchina da lei, allora. Bravissimo, così. Io mi presento, sono Bruce, il king del Southside. Piacere, Bruce. Piacere mio. Molto lieto, io invece sono Tony Pappalardo e le dico in anteprima che sono il proprietario. Piacere, del... locale Records a Civico 365 che ho acquistato proprio ieri. Ah, allora devo venire proprio a registrare. Ancora siamo chiusi, cioè... ancora siamo chiusi. Penso che aprirò da domenica sera o da lunedì. Bene. Però l'ho acquistato proprio ieri. Anzi, Mario, ti do anche questa novità anche a te. Infatti stavo guardando la mappa, cioè non lo sapevo. Me lo sono preso io. Non lo sapevo, giuro. Ora poi organizziamo qualche cosa. Bravo, un evento ci vuole. Va bene, certo, dottore, una lasciami in pace. Dottore, visto che lei sa cantare, sappia che io organizzerò... Se posso chiedervi un favore, so che non è... Però mi devo esercitare come medico. Sì. Capitemi bene. Qualcuno di voi si può ferire? Proviamo a vedere se riesco a curarlo. Spara... fammi vedere... Andiamo. Aspetta. Abbiamo il metodo migliore, forza, ragazzi. Andiamo. Allora, sono... Al 3, Una ferita, non, sì, non si preoccupi, lei si allontana però, prima che afferiamo a lei e poi non ci può curare nessuno. Lei si può curare da solo. Oh, facciamola così, tipo nei film western, ci mettiamo spalle contro spalle. Okay, e poi diciamo, oh Mario, facci un 3-2-1-2 e poi ci giriamo allora, e spariamo. Vai più avanti perché io c'ho poco margine, vai un pochino più avanti. Aspetta, Ma spalle e spalle, raga. Sì. Aspetta. Inchiatono io quando sono con te io. Allora 3 2 1 via. Al mio via vi girate, Ok. Via. Fermatevi, basta. Ah, li faccio svenire. Andato. No, uno non svenito no, perché andato a posto. Andato. Dottore! Aspetta, siamo due cane, cura, Bruce. Tony. Aspetta, vediamo cosa ti succede. Veda di curarmi. Avevo i muscoletti bloccati prima. Intanto il signore ormai mi sa che è spacciato. Sì, ormai non c'è adesso più niente. Adesso facciamo l'annuncio sul giornalino della città. Sì, che finito. Poi vi lascio da soli, medico e Tony, non lo aspetta, so. Aspetta un minuto. No, perché vedo che la posizione... Oppala, ci siamo, pronti siamo. La posizione dito, lei è... Di più. Io metto il dito. All right.
ti stimola di più. Quindi è bello, eh? Anche con dito non me lo aspettavo. Valentino, grazie del follow e del like. Francesco, grazie del like. Ciao, fratello. Non mollare, Bruce, non mollare. Tutto bene? Di solito si soccorre quello più afferito. Invece qua facciamo il contrario. Ha visto. Come va? Non è cambiato nulla. Sì, immaginavo. Niente felicità? No, sono ancora triste. Molto triste. Niente, adesso le do le bene. No. Mi sa che si è schiantato la testa nel muro. Ha scelto la via più breve. È nata mia figlia. Oh, Francesco, auguroni, fratello mio, auguroni. Attenzione, attenzione. Tantissimi auguri. Se siamo qui con te, Bruce. Grande, grandissimo. Tienilo auguri, duro, ragazzi, auguri. Tienilo uno spam duro. Di auguri per veicolo, Francesco. No, è nata sua figlia, dai, ragazzi. Grandissimo. Nuovo. Guarda il mio veicolo. Dov'è? Qua, la sono andata a prendere per quello. Oh, bellissima. Bella, eh? Un aereo. Ma che cazzo ci fa là sotto, Bruce? Ma è stato un effetto. Ma un che momento. Cazzo ci fa là sotto, Bruce? Ma che minchia ci fai qua sotto? Non lo so. Ma che arca puttana. Io ti scrotto. Credo che sia la puntura di. Sì, arca trae. Adrenalina deve essere stato, vero? Non solo la puntura. Non lo so. Si vede. Il mio dito magico. Direi di spostarci da mezzo alla minchia. Leviamoci, sì. Ragazzi, dai, che io devo pure andare. Aspetti che le do qualche benda per curarsi. Per la signorina serve una benda. Grande Valentino, benvenuto caro, come stai? Tutto a posto? Guarda che elicottero. La guido, ma è bella, come va questa qua? Ancora non l'ho provata mai. Di chi è? Mia. Che è bella, guarda che bella macchina. L'hai scassata tutta. Come l'ho scassata tutta? Ma sei davanti è tutta investita. Ma quando cacchio l'ho sbattuta io? Ma non lo so. Madonna, ma è bella, madonna. Non è full kit, raga. Non è full kit? No. Veramente, non è full kit. Giuro. 2,50 di salita. Senza full kit, 2,50 di salita. Questa qua con full kit diventa un aeroplano. Ma no, guarda qua, vabbè, ma siamo a 2,70. 2,76 si è fermata. Minchia. È una bomba. Bellissima, bellissima. Ma quanto costa? 60 bitcoin. Minchia, ma chissà che me la voglio comprare, è troppo bella. Minchia, ma è esagerata. No, ne c'è anche l'altra che è, però per me è troppo. L'altra, la Ferrari, bellissima. Ma la Ferrari, sì. Vedi, è bella. La Ferrari, a me, io le amo le Ferrari. Però sono a due poste. Il SUV, il Ferrari. Il puro sangue, Borsoni, puro sangue. Se no ce ne giura che c'è il Ferrari puro sangue. Ma che minchia stai dicendo? Sì, è vero. No, me lo compro per forza. Edizione limitata. Affanculo, me lo compro 100%. Ah, faccio dei immeriosi e dei connotesberi. Mi associo. Alo. No, schivato. È anche un bel controllo. Guarda come la canzone del strada. Dottore mi è piaciuta. Come? La canzone del dottore mi è piaciuta. Bella era, eh. Ma guarda come minchia canciano così, ma chi sono? Pazzi, le persone. Ah, però ragazzi, ci dobbiamo informare quali sono i borsoni, perché io l'ho comprato al negozietto quello... Compriamone uno e lo proviamo. No, prima di io l'ho comprato lì e non funziona, quindi ci dobbiamo informare qual è. Allora, se non sono... perché alcuni funzionano, cioè... Vai, l'ho usato un attimo. Grazie della condivisione, Francesco. Tanto paga il direttore, esatto. Quello ha combinato un casino, fammi vedere che combinò. Che è successo? Aspetta, vediamo. Mirko ha combinato un casino. Niente. Che hai combinato? Mi ha detto vieni qua, ho combinato un casino. Hai combinato un macello. Sì, Che è successo? Vuoi parlare liberamente? Bordello. Vuoi parlare? Tranquillo. Un casino. Rubato con la macchina. Sei un grande, Mirko. Ma che cazzo dici? L'hai rubata? Dove l'hai rubata? L'ho rubata. Sei un grande. Non la puoi toccare quella. Sei un grande. Non la puoi toccare. Hai fatto bene, vanno a prendere un'altra. Ah, è tua. Minchia, che cazzotto che ci è andato. Donna santa. Ma Lurus, bellissima. Bella questa qua, bravo. L'ho guidata proprio ieri, è fantastica. No, Suka. Perché Suka? Vatta a full kit, io senza full kit, dai. No, la pronto direttore. L'hai visto? È bellissima. Quando faccio una chiamata me lo do. Oh ragazzuoli, io se... devo stare a cappare. Vabbè, a dopo. Aspetta, vi lascio un po' di soldi. Ma no, che cosa? Non ti preoccupare, non ti preoccupare di soldi, non ce ne ho bisogno, tranquillo.
Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ci vediamo alle 21, raga. Ci vediamo dopo. Vediamo dopo. Okay. A dopo. Un bacio, ragazzi. Dai, andiamo a parcheggiare insieme, dai. Sto servendo. Allora. La mezz'ora c'è di avvio, ragazzi. Eh? Mette veicoli. Non lo so. Vieni. Che dice? Come si chiama la bimba? Non mi ricordo, però forse me l'avevi scritto. Vatta a prendere quell'X6. Grazie, Marius. Clara. Bel nome, un bellissimo nome, Clara, mi piace. Oh, oh, oh. Oh, 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 basta da bere, mi avete lasciato. Ai, ai. No. No. Ai, ai, una bella botterella mi è arrivata. Tony Pappalardo. Ci ho messo tipo la firma nel cofano. Bella, Francesco, grazie del like. Benvenuto in chat. Sono carico a 1000 io, Tono. Madonna, anche io, forse te lo giuro. Pronti, ma la macchina della roba da mangiare dov'è? Ancora maschi. La dobbiamo. Dobbiamo mettere tutto nei borsoni, è quello allora, il fatto. Vado a prendere. Allora, andiamo al negozio quello dei borsoni. Perché io me lo ricordo quale ho preso, eh? Ok, perfetto, allora prendiamo l'altro. Ma ne prendiamo uno e lo proviamo subito. Se funziona, infatti, ne compriamo 100. No, vabbè, ma comunque. Anche... secondo me 4 o 5. Sì, basta. Tipo 6, così. Sì, sì, ha voglia, perché le armi comunque ce le daremo addosso. Certo. Agaborzi, che sario! Ah, ma non mi pare il caso, le canzoni che cantano nel gioco sono canzoni ignoranti, Paolo, no, no, per la piccola Clara, no. No, ma per resto quella è una canzone seria, ma non ne so canzoni tipo così belle. Non ne so. Io faccio l'ignorante cantando le canzoni del Revolution. Che dici, Bruce? Scusa, ero un attimo. No, cantavo. Quel locale. Oh, ma l'hai visto che bello il furgoncino del locale? No. È troppo bello, poi te lo faccio vedere. Ok. Perché quel locale lì è favoloso. Madonna mia, ma tu non hai idea. Io ora le voglio fare ogni settimana il karaoke. Minchia. Cazzo, ci divertiamo troppo. Allora, qua lo vendono? Sì. Ah, io sputtello addosso mi è arrivato. Ai ai. Ciao Gaetano, grazie del like e benvenuto in chat, tutto a posto. Signori, vi ricordo che cliccando giù in basso, accanto al box della chat, c'è una stellina disegnata. No, c'è solo questa. E potresti avere 100 stelle gratuite da donare, date Tono. Un'occhiata. Non fa questo qua che c'è qua? Quello l'ho già preso, ma non è rotto. Io ne prendo uno, perché c'ho una curiosità. Perché per usarlo si dovrebbe fare USA, no? Non fa un cazzo, vaffanculo. Che disco. E se no, qua che vende? No, lì bisogna la roba. Vai, vendi la roba. Bastardi. Ma minchia, oh. È un problema questo qua. È un grosso problema. Ma scusa, non possiamo chiamare un angelo? Angelo, prenditi cura di lei. Oh, lei non sa vedere di là di quello che fa nell'intimità. È parte di lei. È parte di lei. Minchia, che siamo due canderini di quelle proprio fuori da comune. Mamma mia. Allora, ma sarebbe da chiamare quei borsoni, ci vogliono, forza. Come li chiamiamo? Aspetta. Come, aspetta, non me lo... Report. Su F... Fatto. Ok. Fatto tuo? Sì. Bene. E dobbiamo aspettarlo qua? Sì. Alla grande. Alla grande. Se sta macchina la devi portare dal meccanico comunque. Sì. Ho un rumore veramente fastidioso. Sì, alquanto proprio.
Lei non sa. Che bello. Trottolino amoroso, da. La sincerità che parte di lei. E parte di lei. Secondo te arriverà mai qualcuno? Io penso proprio di no. Secondo me forse conviene. Sì, poi ci penso. Andare là. Ci pensiamo. A fare una chiacchierata angelica. La gangbang. Ma hai visto? Oh, minchia, sei travezzato. Che è un grande fratello. Hai letto? No. Il giornale. Leggilo, ti prego. No, questo c'è. Tu leggilo. Aspetta, perché no, me la son persa, perché io lo levo, cosa c'è? Vabbè, io non lo potrei leggere, però te lo leggo. Vai. Marek Ishtar ora è in prigione per il motivo rapina a mano armata. Ma che minchia sta combinando? Ma che cazzo è? Non ci voglio credere. Vabbè. È stato arrestato per rapina, ma mi dissocio, scrive. Ah, ok. Quindi a quanto pare non è successo. Aspetta un attimo. Comunque gli interni dell'X6 sono bellissimi anche, ragazzi. Però quelli della Mercedes sono pazzeschi, ragazzi, pazzeschi. Anche quelli del Ferrarino, voglio dire. Ai ai ai. Frank Tiger, mio nonno, è stato arrestato. Il nonno. Tony, domanda scusa alla tua ragazza, la dicevo che le castagne sono bomba a mano. Hai ragione. Che cazzo mica sta dicendo? Ho già visto la serata io, Tony. Io vedo che la serata Madonna, non vedo l'ora, Bruce. Stasera proprio mi sento a minchiaghina. Giuro, sei un grande, non vedo l'ora, davvero. Ah, la radio non c'ho io. Cazzo, comprala tipo subito. Voglia, anche il Delta è bellissimo. Hai il costo del telefono, vero? Si prende? Sì. In contanti, vabbè, ma io ce li ho i contanti in casa. Anch'io. Allora, dov'è il cazzo dei telefoni? Comunque... Oh, nel frattempo che lo compri io vado un attimo in bagno, Bruce, va bene? Va tranquillo. Piscio da finestrino. Va. Apro lo capiscio di qua in casa. Sì. Arrivo. Piano, vai. Arrivo subito. Va tranquillo. Arrivo, raga, vado un attimo in bagno. Mi lascio con Cristina. Poi parlaci. Salve. Che rimarrò qui in silenzio. Ciao a tutti, raga. Meno male che state scrivendo, sennò mi sento troppo sola. No, ha detto per fare la pipì stavolta, quindi tutto ok al momento. Speriamo non si mangi altre castagne. Cosa abbastanza improbabile, perché se suo padre le compra è sicuro che le mangia. Tono!
È il seme della vittoria, sono. Ma che sta facendo? Minchia, Bruce. A posto. Ti sei sfogato. Fatto. Io ho un problema enorme, però. Oh no, come mi levo i pantaloni non mi riesci a rimettermeli. Non ho parole, porca puttana. Bellissimo, ragazzi. Un pomeriggio a mangia castagne, stasera ci sarà tipo Baghdad, ragazzi, avete presente? Mamma mia, che risate. Allora, tieni la mano tu. Oh, ragazzi, oggi ho prenotato la nuova Icos che deve uscire, mamma mao. Let's go, non vedo l'ora che esca. Non vedo l'ora che arrivi. E beh, aspettiamolo, ragazzi, aspettiamolo. Allora, vediamo un pochito, vediamo un pochito. Nel frattempo, ragazzi, stavo leggendo gli ultimi commenti su TikTok. Mi stavo facendo un paio di risate. Mi fanno ridere troppo i commenti tipo su TikTok, veramente, raga. Mi fanno ridere in un modo impressionante. Sono troppo belli. Vediamo un po'. Let's go. È una bomba d'orologeria queste cose. Oh no! Dimmi tutto, minchia, ma questo zainetto mi fa pisciare, bro. Non ci posso fare niente. Radio. Vabbè, ancora non ce l'ho la radio. Ah, a posto, allora la levo. Vai. Ne avevo messa una con Mario così prima che eravamo là in giro, ma non la sto usando per ora. Io mi trovo bene, Kevin, mi ci trovo Blake. Bene, sai. Cosa? Ah no, è il parcheggiatore. È il parcheggiatore di prima? Sì. Minchia, di nuovo. Il parcheggiatore folle. Ma perché non lo prendiamo solo? A sto parcheggiatore? Per fare che? Lo portiamo da una parte. Lo vogliamo prendere? Vuoi prendere? Che cosa? Allora, più che altro è che tra 10 minuti c'è il... L'ho visto. Blackout e quindi... Ma te cosa fai? Sbrani qualcosa? Ma nell'attesa probabilmente sì. Metto qua un poco, mi faccio due chiacchiere, ma tanto che è questione di qualche minuto. Però sì, sicuramente ci penserò ora per... No. Per cenare. Anzi, vedi un po'. Sono a giro. Cose che dove sei? Organizziamo prima della rapina e poi magari durante non sarà facile. L'ho visto. Che parla di presente via, cosa esatto, Gaetano. Cosa hai visto? Provato. Ciabatta recuperata. Siamo quasi a 10k su TikTok, raga. Ho già capito. Oh, Tono. Ehi, dimmi. La gente, invece di mandare il nonno in carcere, ha mandato... No! Ho capito. Hai capito? Ho capito, sì. Dai, ci aggiorniamo dopo, nonno. Quando faccio una chiamata? Sì. Saluta il nonno. Ma riaperto il taco? Sì. Sì, pronto. Oh, pronto, direttore. Sono Tony Pappalà. Dove sei buttato? Io ti vorrei incontrare. Questo momento è meglio che non mi indo. E allora va bene, non ti preoccupare. C'è un mal di testa che ti lascio pensare. Direttore, sei un infame. E tu non vuoi mai. Come te, nessuno mai. Va bene, direttore, ho inteso, va bene. Che dici di bello? E niente, qua stavamo organizzando tutte cose, preparativi di qua e di là. Volevo sapere se tu hai avuto novità da contatto, se ci conferma che ci farà arrivare tutte cose a 592. I furgoni, le armi. E c'è un problema. Sì.
E c'è un problema con i borsoni che non riusciamo a farli funzionare. Se benedetti borsoni non si aprono. Non si aprono. Oh cazzo. E quindi. E quindi provvederemo in qualche modo. Va bene. Non so ancora come, ma va bene. Va bene. Al massimo ce lo mettiamo nelle mutande la roba. Minchia, ma abbiamo un bel po' di roba da metterci nelle mutande. E minchia, noi facciamo le cose fatte per bene. Ci mettiamo le mutande, quelle là belle rinforzate. Ci mettiamo quelle là, i pannoloni. Sempre se mia moglie non mi ammazza prima. Vabbè. Va bene. Oltre se ci stiamo imboscando, capisci? Ah, mi state andando a imboscare. Ci stiamo imboscando, sì. Ma ora proprio sul momento. Sì. Stiamo un attimo. Direttore, direttore! Ma ti devo staccare, Tony. Va bene, avanti. Ciao. A più tardi, ciao. E allora? Oh, c'è uno mascherato laggiù. Ma dove? Ma che cazzo? Vabbè, c'è quella là. Ma chi era? Boh. Ma io sto vedendo roba allucinante, sono. Ascolta, dove si va? Dimmi dove ti devo portare. Boh, non lo so, perché ora c'è il blackout, considera, quindi non saprei. I don't know. La finale. Volevamo farlo al ma ci arriviamo, non penso. Da 10 minuti. Si rischia. Ne vale secondo te? Dici che ci arriviamo? Si fa con questa, ci importa un cazzo. Vabbè, dai. Andiamo. Io non ho colpi, Tono. Non ho colpi per niente. Ma io ne ho pochi anni, ne ho 19 totali. Che si vabbè, fa? Lasciamo si stare, lasciamo stare. E niente, io ora vedo un poco a questo punto. Mentre c'è il blackout, di organizzarmi per mangiare qualcosa. Così sono pronto operativo per dopo. Sai che faccio? Ti dico così. Anch'io uguale. Se faccio in questo modo. Ma stacchi e riattacchi? No. No, non stacco. Minchia, io sono carico, Tono. Come minchia so chi è da caparono due qualche il Texas Ranger? Uno è Salvo e l'altro è il nonno. Che cosa mi ha copiato il nonno? Ma minchia siete vestiti? Ho visto una alla cosa, Wallace. Madonna. Sai, Tony, allora, ho fatto una rapa e praticamente poi per fare boom boom sono sceso e ci hanno preso. Mi hanno portato dentro a me. Sei sceso per sparare, nonno, perché te sei un grande cecchino. Senti, poi praticamente a Capanterra tutte e tre ci hanno portato in centrale. A un certo punto c'era là, non so come si... certa gente, va bene. Sempre con sigaro in bocca. E mi sono avvicinato e ho detto: senti, adesso mi porti in carcere. Ma c'è una ragazza che fa la francesina e si è messa a ridere. E mi ha detto: poi mi ha detto, no, lì c'è un reparto femminile e un reparto maschile. E io detto, sono separati. Certo. Gli ho detto: sì, gli ho detto, ogni buco è trincea. Poi c'era un'altra ragazzetta vicino. A un certo punto ho visto che la gente volava l'ha messo in carcere. Sì, l'ha messo in vabbè, carcere. È andato a fare una visita ai detenuti. Nonno, ti posso dire una cosa? Sì, dimmi. Vattene a fanculo. Anche tu. Tremona, anche tu. Tremona a pedali. Senti, nipote, lo conosci Luca? Luca Lucazzo, sì. E Diego. Diego non lo conosco. Sai che Diego? Poi lo spiego. Oddio. Ma è serio? Minchia, il nonno è tremendo. Oh, lo sai, il nonno c'ha l'unghia dei piedi, ci suona le chitarre lontane un metro. Però sì. C'ha gli artigli praticamente. C'ha gli artigli, è il Condor, soprannominato il Condor. Il Condor. Madonna mia. Madonna. Il Condor, Tono. Senti, allora, sono andato in caserma per fare portatarmi. Però, siccome che mi hanno detto l'anziano e me l'hanno fatto solo all'uccello qua, guarda, ce l'ho arrotolato.
Coglione. Te l'hanno messo sotto custodia. Sì. Può capitare anche quello, perché vedi. Perché questa è un'arma minchia, vera, è un'arma, no, a doppio, a triplo, quadruplo, quintuplo taglio, è pericolosissima. Allora, ragazzi, che dite, che fate? A posto, nonno, siamo carichi. Niente, stiamo aspettando che ora c'è il blackout. Anche io sono carichissimo. Sì. Sono carico. Sì, mi voglio bene. Grande, Michael. Sì, grande Tony, sì. Grande, nonno, anche io ti voglio bene. Beh, nonno Condor. Sì, nonno. Condor. Sì, Condor niente. Io non Condoro niente. No Condor. Condoro niente. Condorello. Condorello. Condorello, no, sì. Quello che ti volevo dire una roba. Al tono. Va bene, ce ne ma andiamo. Ma subito parlate. Dopo poi si rientra al volo, no? Sì, certo, io ritorno. E poi si inizia a raccimolare le persone che dovrebbero esserci, perché poi ci dobbiamo dalle 8 alle 10 si fa veloce arrivare. Certo, no, assolutamente. Assolutamente sì. Che poi forza. Se no vorrei quello viene dopo, quell'altro no, lo sapevo. No, fa una bella roba. Sì, no, infatti dalle 8 alle 10 quello che è, ci dobbiamo organizzare tutto alla perfezione. Sì. Tutti belli precisi. E niente, va. Dai, mi metto lì da una parte e poi dopo mi ritrovate qua, subito. Sì, un pezzettaccio di pane e metto a mangiare qualcosa. Sì, anche io. Va bene, ci rivediamo tra poco. A dopo, io vado in castigo. Allora, ragazzi, dato che ora ci sarà il rio, probabilmente la scena infatti è buggata come ogni volta. La risettiamo ed eccoci qua. Allora, ragazzuoli, ora ci sarà il riavvio del server, quindi per il momento usciamo dalla città, rientriamo direttamente tra poco, non appena il server riparte. Perché? Sta cosa? Ok. Allora, ragazzi, ascoltiamo un po' di musica nel frattempo. Adesso devo vedere un po' di fare in modo di mangiare qualcosa. Vediamo un pochino, regà, ne approfitto perché preparo ora qualcosa, dato che poi dopo, durante la rapa, non ci saremo, cioè non è che non ci saremo, ma ovviamente, regà, durante la rapa non sarà semplice mangiare e fare dire, quindi preferisco approfittarne adesso, così che poi dopo siamo al top di gamma. Allora, vediamo un attimo, fatemi ricordare perché sto pensando una cosa. Fatemi vedere, perché forse posso fare in modo da andare a cucinare sotto e portarvi con me, ma non lo so. Fatemi vedere. Ah, ma solo la camera in caso potrei portare. Ah, forse anche il microfono. Ok. Come faccio a portarla su OBS? Poi non mi ricordo sta cosa. Ah, c'ho il linkettino da copiarmi su OBS, mi sembra. Così vi posso portare con me, credo. Vediamo. Aspettate che proviamo a vedere, ragazzi. Se ce la faccio a portarvi con me in live sarebbe fantastico. Vediamo che riesco a fare, Just a second. Vediamo che riusciamo a organizzare. Ma tranquillo, Corazon. No, raga, è giusto che... Siamo in maratona, è giusto. Vediamo se riesco a portarvi giù con me, ragazzi. Organizziamo per bene. Ma? Non capisco, raga, c'è qualcosa che non va. Aspettate un attimo, c'è qualcosa che non va. Wait. Oddio, ma che c'entra, Gaetano, è normale. Lupo, grazie del like e benvenuto in chat. Vediamo un pochino se riesco a settare sta cosa, ragazzi.
No, ma raga, ma per me non è un problema, è che non era previsto che non ci fosse nessuno e potesse preparare qualcosa mentre sono in live, quello è il fatto. Quindi, boh, dovrò andare, vediamo che riesco a fare, non lo so, raga, qualcosa al volo, ma boh, io penso di mangiare un, anche un pezzo di pane, non me ne frega nulla, cioè. Ai ai. No, aspetta, la devo risettare il meglio, raga, perché così non va bene. Vediamo se riesco a farlo, ragazzi. Provo, scarico direttamente l'applicazione, che non mi ricordo come si faceva poi a portarla sul PC. Boh. Vediamo, ragazzi, vediamo un po'. Allora. Ok. Ok. Aspetta, così posso fare, sì. Ok. E forse ci sono, ragazzi? Diciamo che è un lavoro che solo i migliori possono fare. Ma lascio tutti i dettagli a lui. E poi magari mi dite voi cosa ne pensate. Prego, fate avanti. Proprio curioso. E allora, signori, se siete state convocate qui, come diceva il direttore stasera, è perché siamo venuti a conoscenza. Ciao Benny, buonasera, bello. Informazione abbastanza interessante e importante che potrebbe fare gola a tutte quante noi qui in città. Chiaramente si parla di un lavoro delicato, un lavoro di un certo tipo. Diciamo che tutte le sere rischiamo la vita facendo vari lavori, commissioni per il direttore. Presente. Soltanto che questa volta la cosa sarebbe un po' più delicata. All'interno della banca della Riserva Nazionale. Aspettate, ragazzi, questa... facciamo un breve recap chiaramente della per tutti. Vita. Ah, ecco, c'è Bruce, forse. È arrivato Bruce. O mi fai una sega all'incontrario? Comunque è stato troppo bello, perché io nel frattempo mi stavo vedendo una replica di ieri. Mi sono cagato addosso, ho detto, ma che cazzo sta succedendo? Ai ai. Allora, sono... Allora, siamo carichi. Minchia. Ho mangiato il roast beef e ce l'ho mezzo per la gola, buono, mezzo cazzo. In bocca e mezzo nello stomaco. Bello, io ho ancora tutta la sbriciolata di patate nei denti. Minchia, non mi sono nemmeno lavato i denti, cazzo. Avete mangiato il caffè? Ma sì, che cazzo me ne ma frega. Ma che cazzo me ne frega, rimangio anche stasera quello che ho mangiato. Portante alla rapina. Sì, portante il colpo. Comunque. Ragazzi, siete pronti. Che dicano degli zaini, Tonu? Boh, io sono passato a prendere un caffè, ma non c'era nessuno. Cioè, c'erano, ma erano impegnati. E non me lo fa manco togliere il borsone di dosso. E non me lo fa manco aprire quello là. Anche a me la solita roba. Mi sentite? Sì. Certo, nonno. Tieni, okay. Nonno, ti ho fatto un regalo. Sente, allora come siete stasera? Siete cariche? Stasera è minchia china, nonno. Stasera c'è un evento importante, nonno, hai sentito? Lo so. C'è un evento al concessionario nuovo. Lo so. Alla vendita di macchine. Sì, andiamo a vedere. Sì. Ma da bello il nonno. Minchia, ma è spettacolare. Ma poi con questo cartello praticamente è troppo alla moda. Esagerato. Sì, è troppo alla motocicletta. Sì, è quello sì, che sì. Facciamo stasera. Andiamo alla motocicletta, ma che moda è questa? Oh, Tono, io non ho per nulla. Però vorrei andarmi un attimo a levare i gommini dalle treccine. Vai. E così mi ritornano i miei capelli normali. Vai. Perché sono sporchi. Ma io ti aspetto qua. Vuoi andando... venire con me? Vai. Come io andando mi guardo una cosa. Vai, tranquillo. Pillo la tua moto, grazie. Vai. Allora, ragazzi, riprendiamo la visione. Questo l'ha preso detto. No, ti giuro, l'ho trovato qua quando sono arrivato. Che sia un segnale.
È il segnale, è il segnale. Io te lo potevi lavare lo zaino, però, voglio dire, cazzo. Hai ragione. Dove mi stai portando? Andare dal parrucchiere. Ah, da barbiere, dall'altro lato. Mi faccio levare le gommine. Sì, 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 sì. Tanto ora sono sporchi i capelli. Vai, vai, ti aspetto qua io. Sì. Ah no, cazzo, vero, c'è questo problema. Buonasera a te, Pietro, come andiamo, Davide? Grazie del like e la condivisione, fratello, benvenuto in chat. Allora, ragazzi, allora. Fatemi vedere se per caso riesco a fare una cosa. Eccola. Vai, vi lascio al replay intanto. Queste città sono custodite 8.000 tonnellate in lingotti d'oro. Minchia. Minchia. Quindi parliamo di un carico che convertito in dollari, signori, supera svariati miliardi di valore. Cioè non stiamo parlando qua di andare a fare la banca, di andare a fare le rapinette, di andare a fare i lavoretti, chiamati in confronto a una stiamo cosa del genere. Stiamo parlando della zecca, giusto? La zecca di Stato. Stiamo parlando della zecca di Stato e della riserva nazionale. Ora, il colpo stanno arrivando anche si potrà fare come... Sta arrivando anche l'ultimo gruppo. E allora vogliamo aspettare? Sì, sì, ah, sì. Tanto allora intanto vi è arrivata questa anticipazione. Se avete qualche domanda da fare nel frattempo. Sì, conseguenze... Aspettiamo che arrivino tutti per completare, insomma, conseguenze nessuno. Su questo non vi dovete preoccupare. Fatti la voce, diretto. Per quanto riguarda le conseguenze dovete stare tutti tranquilli. Esatto. Le conseguenze saranno zero. Beh, se stiamo davanti a voi era scontato. Ah, manca la domanda dove e quando. Bene, bene, risponderemo non appena saremo tutti a questa domanda, così da dirlo. Vi dico solo che domani si prospetta un vero e proprio inferno. Ah, e aggiungo anche che il colpo che stiamo studiando, dato che non sarà un colpo semplice sempre in confronto agli altri, non sarà semplice. L'organizzazione richiederà parecchio tempo e noi, perlomeno, chi di voi ne avrà la possibilità e ci sarà, io sarò qui in città domani dalle 5 del pomeriggio e inizieremo a progettare il colpo. Orientativamente l'ora di ingresso all'interno della riserva nazionale sarà per le 10 circa di sera. Tutta la parte antecedente. Minchia, sarà lei fondamentale. Deve essere genio allora, ma scusi se la interrompo. Perché progettare in 5 ore, rientrare dentro la zecca di Stato e uscirne indenni, diciamo che lei forse è nato proprio meglio dello Pen. Forse signore. E allora forse ci vuole pensare lui a organizzare, giusto? Ma c'è un gruppo che uno studia da svariati anni. È da organizzare nelle ore prima. Nelle ore prima uno deve fare gli ultimi movimenti. Secondo te uno arriva qua domani, organizza il coppo e lo va a fare? Questo è un coppo che va studiato anni prima. Non è che è una cosa che quando uno arriva e la studia. Si organizzano le ultime cose, chiaramente. Quindi già se l'è preparato questo piano, giusto? È chiaro. E vi verranno fornite tutte le informazioni a tempo debito. Come immagino. Ora è più chiaro. Signori, tempo al tempo, come dicevo, stavo aspettando qualcun altro per dare tutte le informazioni. Il grande sono, cazzo. È da tempo che mi gira in testa l'idea di fare qualcosa di grosso, qualcosa di serio, e penso che non ci sia occasione migliore di questa, perché entro breve tempo l'oro verrà spostato da lì. E poi sarà un problema, dato che per un'altra posizione si dovrebbe studiare un nuovo piano da zero. Quindi è il colpo che mi dicevi che tuo nonno se ne parlava da piccolo, sbaglio, Tony? Te ne ho parlato. E vabbè. Parliamo veramente di tanti e tanti soldi.
Signore, parliamo di una quantità di denaro che a oggi non è mai stata rubata prima, in nessuna parte del mondo. Avete un piano di fuga anche? Diciamo che senza avere un piano di fuga non avremmo nemmeno pensato di entrare. Non avremmo neanche un piano. Penso che ci sarà comunque più di un piano di fuga. Se ne saranno svariati. Non sbaglio. Signore, le opzioni non mancheranno. Questo è poco, ma è sicuro. Vabbè. Una volta che vi verrà fornito il piano, tenete voi a valutare. Certo, certo. Forse la mia domanda sarà un po'... Too much. Prego. No, nel senso, sarà una domanda un po' affrettata, ma... La nostra parte quale sarebbe? Signore, io penso che a fronte di 8.000 tonnellate di lingotti d'oro non credo ci sia proprio, guarda, anche se siamo 50 rapinatori si può dividere per 50 e comunque tutti ne usciremmo ultramiliardari, cioè detto in parole poverissime. Signore, lo sapete a quanto equivalgono 8.000 tonnellate di lingotti d'oro in dollari? Guardi signore, no. se dà la cifra precisa mica so troppo. 8.000 tonnellate d'oro. Io te posso dire quanto vale 8.000 tonnellate di formentone paladine. Ah, io non me ne intendo di questo qua. Intorno ai 1.000 miliardi. Ai 1.000 miliardi ci dice il signore. Insomma. Cioè, stiamo parlando di una cifra di una certa importanza. Ottimo, ottimo. Un'altra domanda. Prego. Quante persone dovremmo essere? Esatto. Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Allora faccio una breve introduzione per il signore e arriviamo anche a questa risposta. Ci siamo? Prego, prego. Allora, dovremmo essere tutti adesso, giusto, direttore? Kappa. Sì, dovremmo essere tutti. Allora, faccio un breve riepilogo per il signore che è appena arrivato. Siete stati convocati qui oggi perché abbiamo progettato di rapinare la riserva nazionale della città di Legion, all'interno della quale sono custodite 8.000 tonnellate di lingotti d'oro. Per farle capire, signore, si parla, mi diceva qualcuno di loro, dell'equivalente di circa 1.000, giusto? Mi sbaglio? 1.000, quanti erano, signore? 1.000 miliardi. 1.000 miliardi di dollari americani. Buono. Una cifra impensabile, direi. Ed è per questo appunto che siete stati convocati qui. Ora i signori hanno fatto alcune domande. C'era giustamente chi chiedeva, ma il piano di fuga c'è? Ma il piano è stato progettato a modo. Signore, se il piano non fosse stato progettato a modo non vi avremmo convocati qui e non ve l'avremmo nemmeno proposto, quindi vi assicuro che tutto filerà liscio come l'olio finché ognuno di noi farà la sua parte. Non appena qualcuno farà anche un minimo errore potrebbe compromettere la riuscita dell'intero piano e non un arresto o una minchiata qualsiasi. Qua si parla di una situazione di un certo tipo, non stiamo andando a rapinare le noccioline. Qua stiamo andando a fare un colpo che farà molto rumore. Fin troppo, direi. E come dicevo prima, non è mai stata rubata una cifra simile nel mondo prima d'ora. Quindi, potremmo entrare nella storia. E sono sicuro che con le teste che abbiamo qui davanti... E rieccoci, ragà, rieccoci, ci risiamo, rieccoci qua. Le informazioni verranno fornite in nottata. Eccomi qua, operativo. Ma a te ti devo dedicare una canzone che forse non te l'ho fatta sentire mai. Minchia. Ma guarda la gente quella là. E la gente quella là. Sì. Andiamo a dare un cazzotto mentre sta facendo la rapina. Dammi un attimo. Pronto? Pronto? Pronto?
Sì, la sento, la sento. Come sta? Come sta? Tutto bene? Bella Family Warzone, grazie del like. Un po' così, dimmi. Si può fare così però. Vaffanculo, Bruce. Minchia, ma questo qua c'ha una testa quando ha un salvagente. Ma avete rotto i coglioni, avete rotto. Don, mi dica, scusi, non avevo più il suo numero. Somiglia di più a una lavatrice. Dove sei? Bella mo, Giuseppe, grazie dei like, ragazzi. Buonasera a tutti e benvenuti. Sì, ma Samba, buonasera, fratello mio. Tutto a posto, okay, come stai? Okay. Oh, mi sono prenotato la nuova... Io sono con un grande amico mio, il grande Tono. Si chiama Tono. Tony. Ma uè. Tony Pappalardo, il Don. Ma Tony, non so se l'hai conosciuto. Non credo. Allora, Don, mi dia un attimo. La richiamo io. Oh, un cazzo da volo, un cazzo proprio di passaggio. Andiamo di corsa proprio fortissimo, vediamo un gassotto, vai. Vai, scappa cazzo, minchia, forse manco se ne è accorto. La mente ci è abituata a prenderle dalla moglie. Sbirri maledetti! Minchia, stanno facendo un casino. Ma capito, ma senza motivo, Simo, non allora, c'era quella verde. Io la volevo verde, invece dimmi l'ho cosa vuoi fare. E allora io vorrei iniziare a radunare tutte quelle che erano presenti ieri sera. Quindi sarebbero i gialli, i bianchi e la rosa nera. Sì. E chi altri c'era? Allora c'era i gialli, rosa nera. Io sono qua e poi gli altri, quel ragazzo, penso Roma si chiama lui. Roma già ci abbiamo Roma. Parlato. Ok. A posto. Quindi lui già penso c'era. Siamo noi. E gli devo chiamare al direttore. Devo chiamare al direttore che me li raduna lui tutti in un posto. Ok, perfetto. Squillando, vediamo. Sera Filippo, come stai, fratello? Tutto a posto? Mi ha chiuso. Salve signore. E buonasera, salve. Lavori ciao. Qua? Sì, lavoro qui. Puoi dare per piacere una sistemata? Certo, grazie. La fattura chi la faccio? A me. Va benissimo. A posto, Bruce? Tutto a posto, te fratellino? Sempre a posto. Bene. Sempre a minchia china. Alla grande. Esatto. Oggi di 12 ore siamo, sì, ma oggi siamo di vedi, 12 anche lui ore. Sa cosa vuol dire, Tono. Lo sa. Lui sa molto più di te. Si sente proprio da come sì. Parla, sì. Sì. Ciao Nick, buonasera fratello, grazie del like a te Filippo. Sì, la pago subito, cucciolette. Sì, tranquillo. Ma lo controlli se c'è il fucchietto nel frattempo, mentre ci siamo. Prima la repariamo e poi guardiamo. Sì. Hai perduto la compagna. Minchia, l'ha capito proprio dal colpo di... Allora, sa cantare anche lui. Fagli sentire a Tony come canta. Vediamo come canti. Aspetta un attimo. Cantami una bella canzone. No, ma lui è quello che ha cantato l'altra sera al White Widow. Sei tu? Sì. Minchia, l'altra sera lui è venuto a White Widow, ha cantato, ha fatto un suo pezzo personale. Ma Giulia, fammi sentire. No, davvero, Tony? Freestyle, sì. Veramente. Vero. Sopra il pacco dei White Widow. E fammi un accenno, fammi era un accenno. Era un po' per cazzeggiare. Fammi un accenno, fammi un accenno. Ripariamo questa cosa. Dai, fammi un accenno, fammi un accenno. Preparati, pronto? Eh? Sì. Sì, Tony, c'è full kit. A posto, va bene così allora. Niente, non ti preoccupare. Ok. Allora, vuoi proprio sentire questa canzone? Va bene. Bruce, la deve sentire. Vai, fammi sentire. Vai. Allora.
Girati verso di me, però. Simo, grazie dell'abbonamento, fratello, grazie mille. Grazie, fra, grazie, bentornato tra gli abbonati, benvenuto, grazie mille, fratello. Io, bello, io, ascoltate, bello, raga. Io sono pazzerello, tu sei un coglioncello. Io, bello, io sono pazzerello, tu sei un coglioncello. Se vieni al mio locale ti do un corpo di minchia naturale. Yo. Oh, yeah, oh. Yeah, ho visto un locale con dentro un animale soprannaturale. Oh. Con lui c'era un altro animale molto soprannaturale. C'era anche un ragazzello che sembrava un gangsterello. Cioè, ho visto un macellare che tagliava cazzo a quelli messi male. Oh. A posto. Minchia! Già l'hai sentito? No! È scatenato, Ma te sei un artista, porca miseria. Sei artista. Vedi che mi sono aperto un locale dove si canta, perciò poi ti infiderò sicuramente, Va benissimo. Ci tengo che viene le serate karaoke, cose. Va benissimo. Va bene? Sì. Avanti, va. Dai, ci incontriamo dopo. Ciao, buona serata. Ciao. Mi dite il tono? Va bene. Dai. Micchia, io, bello, Ok, ragazzi. Sì, minchia. Ma diciamo che non lo so, si è puntato tutto nella carriera da cantante. No, per l'amor di Dio. Però c'è stile, personalità. Sì, la personalità non manca. No, sì. Quella no. Decisamente. Yo. Ai. E vabbè. Però era un artista emergente, è giusto che uno gli dà un'opportunità. Per questo voglio fare cantare al Records. Allora, devo fare una cosa importante. Vediamo se per caso, visto che Mari come risponde, c'è K. Servizio. Dopo il segnale acustico. Tutto a posto? Tutto bene. Forse è meglio che guidi tu. No, a posto, tranquillo. Aspetta, provo a richiamare il direttore, vediamo se mi risponde. Ma questa macchina. Ma che cazzo, raga, era sprofondata, tipo. Bella, Gaetano, come andiamo? Tutto a posto, Riccardo, grazie del like e benvenuto in chat. Let's go, guys. Andiamo giù con le condivisioni, raga. Andiamo. Allora. Ma, Bruce. Amore, dimmi. Minchia, Mario dell'Osato gli devo chiamare. Ecco chi dobbiamo chiamare. Servizio di segreteria telefonica. Ma che cazzo di macchina è una 1? Dove? Cioè, ma è una 1 turbo veramente? Che è andato lì Non si tocca quella macchina lì. Scusate, è vostra? Sì. Ma la vendi? Di chi è la macchina? Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao Bruce. Tutto buonasera. Bene? È la nostra. Ma la vendete? No, che in vendita? Ma che in vendita? Io ne sto cercando una. È impossibile. Non si può fare proprio niente completamente. Zero. Ciao, posso fare un giro se vuoi. Minchia, in giro già non è male, Certo. Meglio di niente. Basta me la porti qua. Facciamoci un giro. Se non ce la danno, li si caca dentro. Andiamo. Sì, in caso sì. Cos'è che hai detto? Vieni qua, che ti do una testata. Vieni qua. Vediamo. Madonna, no, è bellissimo. No, Tolo, questa è nostra. Sì. Hai visto che ci siamo fatti la macchina nuova? No, Tolo, questa è meravigliosa, Tolo. Bella. Questa è Madonna, bella. È troppo bella, Bruce. Madonna, no. Guarda, c'è pure il gancio traino, è troppo bella. No, è troppo bella, è troppo bella, Bruce, me la devo comprare per forza. Ma la voglio proprio obbligatoriamente la 1 tubo, ma di che stiamo parlando? È bellissima. No, è troppo bella. Ma andiamo a fare una rapella a voi. No, non ci arriviamo, dobbiamo organizzarci. Ci vuoi andare? Andiamo, ci dobbiamo organizzare, Bruce, poi si fa tardi. No, dai, organizziamo. Dov'era l'armeria, vero? Sì. Bella comunque sta 1 tubo. Me la voglio comprare. Ho fatto la cazzata a resettare il telefono, non ho più i numeri di nessuno. Ai. Quello è un problema, certo.
Troppo bella. No, mi dissocio. Troppo bella, signore, veramente, complimenti. Ti piace, eh? È bellissima, è cerone, che è brutto. Mannaggia cazzo, vieni qua, che ti do due pugni, vieni qua. Oh, cosa mi racconti? Te... Quindi ce lo dai il contatto dove si compra questa macchina? Dai, no, è impossibile. Contatto, oh, che minchia sì. È impossibile. Dai. È impossibile il contatto, non, è, non, non c'è il contatto. Ok, c'è, allora facciamo una cosa. Quando vuoi per questa macchina? Ma non è impossibile. 2 milioni. Ti subito. Dico che è impossibile, 3 milioni. Frate. È impossibile, non puoi averla. Non puoi averla. 6. Non puoi averla. 7. 8. 12 milioni. 14. In contante subito. Sì, tu sì. Subito, 14 milioni in contante. Cioè, no, le andiamo per qua, c'è la banca, le andiamo a prendere. Dai. Subito. Dai. 14 milioni e una sega. Mi sto dicendo seghe. Che non è in vendita. È impossibile. 3 seghe. Non si può vendere quella macchina. 4. 5. 6. Sega con le mele del culo. 7. No, quello mi dissocio io. Mi dico, mio fratello, manna, mi avete fatto perdere mio fratello, mannaggia. No, mi dissocio. Oddio, minchia. Niente, aspetta. Devo mettere dentro il telefono. Ecco, a posto. Chi è si questo? Il principale, Rovago. No, che principale. Chi? Principale, buonasera. Salve. Bruce. Tutto a posto. Ma uè. Chi è? Bruce, io sono M. Chi sei? Sono M. Cazzi tu. Che senso, non so chi sia. Sono dei chi vostri. Sei? Arca troia, è dei nostri, Tono. Ah, ho capito. Troviamo un posto, Tono, dove portarlo. Dimmi tu, va. Andiamo. Seguici. Seguici. È uno dei ragazzi del colpo. Ah. Cazzo, mi è crashato il speaker. All right. Aspettate, raga, mi è crashato TeamSpeak un secondo. Just a second, guys, arrivo subito. Grazie mille del follow. Non sono riuscito a leggere il nome. Mi sentite? Mi senti, Bruce? Andiamo. Aspettate che devo risolvere. Grazie della condivisione, Roberto, grazie mille, bro. Che mangia una caramellina. Okay. È come qua, scusate. Okay. Tranquillo. Mi dispiace per il posto, l'ho scelto in maniera improvvisata. No? Tranquillo. Mi dispiace per il Ferrari più che altro. Lui è N. Ma tanto so come aggiustarlo. A posto. Grazie. Signor N, molto lieto. Sono Tony, immagino che ci siamo già incontrati ieri. Sicuramente da qualche parte. Allora, è qui per il colpo. Esatto. Bene, perfetto. Allora abbiamo, insomma, già lei ha ricevuto tutte le informazioni. Ok, perfetto. Le ha ricevute? Io no. Ah, ok, allora non è perfetto. Allora, le spiego brevemente. Lei è l'unico dei suoi o... No, ci sta anche Samurai. Ok, perfetto, quindi deve arrivare anche Samurai. Ottimo, sì. Perfetto, quindi saranno loro due, Samurai. Ma noi vediamo di chiamarlo. Ci sarà anche... Servizio non ricordo di... come si chiama... R. Il capo dei rosa... Sì. Rosa sì. Nero. Sì, assolutamente. Allora, direi di andare direttamente nel posto da dove partiremo. Che ne pensi, bro? Oh. E portiamo lì tutte le cose. A voglia. Perlomeno facciamo il quadro generale di tutta iniziamo la situazione. Iniziamo a portare tutto lì. Sì. Così siamo sul posto. Sì. Ok. Ora, dobbiamo aspettare Mario che c'ha le maschere. Mm-hmm. Ancora non mi sta come a livello di outfit a livello di outfit saremo tutti quanti in mutande scalzi
Okay. Indosseremo tutti la stessa maschera che abbiamo già comprato e vi forniremo al punto di incontro. Abbiamo studiato il piano, abbiamo studiato tutto, sappiamo come entrare e sappiamo assolutamente anche come uscire. Per le 9:30-10 circa partirà un evento al concessionario di auto nuove. Ok. Chiaramente sarà un evento falso. In realtà tutti i cittadini verranno portati lì, insomma andranno lì. Ma il vero e proprio evento non ci sarà mai, in quanto noi arriveremo e rapiremo tutti coloro che sono all'interno dell'attività. Per poi portarli alla banca Pacific. Alla a livello di armi cosa siamo? A livello di armi il fornitore ci sta portando degli SMG per tutti quanti, ma in ogni caso non spareremo nemmeno un colpo, o perlomeno se il piano va come previsto non spareremo nemmeno un colpo. In ogni caso noi saremo pronti a reagire anche se le cose si dovessero mettere male. Abbiamo studiato un piano per poter non sparare neanche un colpo. Esattamente, per poter potercene andare senza dover sparare nemmeno un colpo. Chiaramente sempre se tutti rispettano il piano e se non ci sono imprevisti. È chiaro che nel corso dell'opera può succedere qualsiasi cosa. Quindi essendo che noi insomma ci siamo preparati a qualsiasi tipo di evenienza, abbiamo acquistato preventivamente cibo, acqua per tutti, ostaggi e rapitori. Abbiamo acquistato bende e medikit per tutti. Se vi può servire qualcosa di soldi, posso contribuire anche io. No, assolutamente, non è un problema. Tanto usciremo di lì ultramiliardari, quello è l'ultimo problema. Quello è veramente l'ultimo dei problemi. Va bene, io... Siamo. Se serve qualche mezzo, ho comprato proprio oggi, apposito. Sì? Questa bella bimba. No, questa qua non ci sarà, non ci servirà, però complimenti per l'acquisto, è molto bella. La ringrazio. Oh, buono, io, Tono, ti dico la verità, mi riunirei tutti al punto di partenza. Va bene. Esatto, così spieghiamo bene, sì. Spieghiamo in modo generale con tutti il, diciamo... Allora andiamo al 592. 592. Multipiano. Può guidare tu, bro. Sì. Ci vediamo lì, signore. Va bene. Ci vediamo lì. Tony, mi sta salendo l'adrenalina a 1000. A me mi sta salendo qualsiasi cosa. Anche il cazzo. Già quello è salito, Bruce. Lo sento. Bro, nel frattempo che guidi, un attimo faccio una chiusura e una riapertura di occhi velocissimo, ok? Vai. Arrivo, tu vai. Allora. Ragazzuoli, sto chiudendo la live. Chiudo la live, ritorno tra esattamente 3 secondi di nuovo in diretta con un'altra live per far riarrivare le notifiche a tutti. Vi aspetto, a tra pochissimo, raga, a tra pochissimo.